Live in 3, 2, 1. E siamo live. Vai, ma ci sentono? Sì, buonasera. Ciao a tutti. Stasera siamo carichi. Sei carica? Vai, saluta Lulu. Mi fa piacere. Saluta anche Lulu. Ok, ora puoi ritornare a dormire. Dormi qua. E siamo di nuovo qui su Undertale. Ok, stasera parte 3. La Snowdin, la città. Sì. Eravamo arrivati all'esploro di questa città. Abbiamo giusto parlato con lo shopper, il mercante, e la sorella che era la proprietaria dell'hotel. Mm-hmm. Che abbiamo scoperto di nuovo. Vabbè, dopo una serie di percorsi che abbiamo fatto, seguendo Sans e suo fratello Papyrus, dopo il... l'indovinello, quello sulle mattonelle colorate, dove abbiamo perso non so quanto a memorizzare le mattonelle e poi non è servito a nulla. Procedendo, siamo passati da una foresta, siamo arrivati alla città, però subito dopo la foresta abbiamo preso una strada secondaria che ci ha portato a una grotta, una caverna, sì. In cui in fondo c'era una porta. Con lo stesso simbolo che avevamo trovato nella porta quella all'inizio, sì. E che abbiamo trovato nella porta per uscire dal... Da come si chiamano? Ruins. Dalle rovine. Quindi quel simbolo sarà un qualcosa di importantissimo. Secondo me, se apriamo quella porta, riusciamo ad aprire quella porta, c'è Toriel dietro. C'è il mondo di Toriel. Non lo so. Non te lo so dire questo. Vabbè, scommessa, finirà. Però per il momento non abbiamo trovato nulla riguardo questi simboli e nessuno ci ha detto nulla. No. Poi abbiamo scoperto che questa città probabilmente è stata abitata inizialmente da dei canidi, perché parlando con la shopper ci ha raccontato che inizialmente vivevano tutti nelle rovine, e poi sono usciti, hanno iniziato a camminare per questo mondo. E i primi fondatori di questa Snowdin, questa città, erano pelosi. Esatto. E siccome all'ingresso abbiamo trovato cani dappertutto in ogni forma che ci attaccavano, penso che gli abitanti inizialmente erano quelli. Poi cos'altro ci ha detto la shopper? Che era un coniglio. Sì. Era un coniglio. Ci ha raccontato pure che... sono, tra virgolette, stanchi di vivere lì sotto. Ma lo sai che non me la ricordo bene bene la conversazione? Vabbè, mi sa che possiamo rifarla, in caso ora la rifacciamo. No, andiamo avanti. È arrivato pure l'autista. È arrivato l'autista? Sì, è arrivato l'autista. Ha sbagliato canale. Sì, praticamente. Poi se l'autista vuole andare a fare le unghie, è libero di farlo. Infatti, boh. Dicevamo, quindi parlando con lo shopper ci ha raccontato che comunque vivono lì da tanto, però non è un problema perché ci ha fatto cenno di un piano, un qualcosa che hanno per probabilmente fuggire da questo sotterraneo, da questo mondo sotterraneo. E c'è sempre la speranza, dicono. Dicono, chi è che lo dice? Quella. La tizia. Va bene, per il momento non abbiamo scoperto tantissimo, però sembrano esserci più città, c'è una capitale, un sovrano, quindi questa siamo probabilmente sulla periferia. Siamo passati, come hai detto l'altra volta, da un autunno, perché all'interno delle rovine trovavamo foglie secche dappertutto. Bravo. A un paesaggio invernale con la neve. Esatto. Abbiamo racimolato pezzi di un pupazzo di neve da portare in giro. Che altro da dire? Ora ci facciamo questo bel giro in questa città. Fra le altre cose abbiamo anche trovato una libreria in questa città, quindi non vedo l'ora di andare dobbiamo vederla, sta libreria. A leggere quello che c'è. Ok, io direi di iniziare. Che d'accordo, autista fidato, ti consiglio un bel rosso acceso. E magari ci fai pure il funghetto di Super Mario. Oh, iniziamo con la nostra con il nostro Dorino, perché non è Dora. È Dorino. Allora, andiamo a parlare di nuovo con lo shopper e rinfreschiamo così la nostra memoria
sul dialogo. Visto che non lo ricordavi tanto bene. Ma certo. Snowdin. Welcome to Snowdin. Welcome. Eccola qua. Tra l'altro non mi ricordo neanche come si chiama. Non No, non ha detto il suo l'ha nome. detto. Sì, hai ragione. Allora. What do you hear? Vediamo. Vuoi sapere cosa faccio qui? Ah, va bene. Ah, cosa c'è qui? Questa qui era la domanda relativa al cosa c'è qui, che ti dice che da Grillby puoi andare a mangiare. Sì. Poi c'è l'hotel a fianco, che è quello della sorella. Sì. Poi se sei Sei annoiato puoi annoiato? Ti puoi andare a... sedere No, no, ti fuori? dice che puoi andare a vedere quello che fanno gli scheletri, i due fratelli. Che fra l'altro lei ci ha detto che loro sono spuntati qui di punto in bianco. E lei ha anche quel simbolo là dietro. Vabbè, Alle secondo me è sue tipo qualche spalle. simbolo del regno. Può darsi, però è tanto antico come simbolo. Perché? È perché l'abbiamo trovato sulle porte all'entrata, quindi non è un qualcosa che hanno fatto loro. Loro nel senso, non so se i mostri o... gli abitanti prima dei mostri. Vabbè, dice. Va bene. Allora, parliamo della storia della città, che questo era quello importante, se non ricordo. Allora, tanto tempo fa i mostri vivevano nelle rovine, dietro la foresta. Esatto. Long story short, We we all decide to decided to leave the leave the ruins ruins. and head for the end of the cavern. Quindi hanno Quindi abbiamo deciso di deciso di... lasciare la rovina e Esatto. arrivare alla fine di questa caverna. Sì, Sì, caverne. delle caverne. Che dicevamo, probabilmente sarà la strada che abbiamo percorso noi. Potrebbe essere che Toriel magari è stata l'unica a non voler lasciare le rovine, non sappiamo per quale Perché? motivo. E quindi abbia cercato di convincere tutti a non lasciare il posto. Una volta che però tutti sono andati via, ha deciso di costruire una casa sull'uscita. E non far passare più Però tu la nessuno. stai vedendo tipo, diciamo, con lo sguardo positivo. Invece se la vedi con lo sguardo negativo, può essere che magari lei invece lì già dominava e le persone se ne sono andate proprio per questo, perché magari lei era cattiva. Ma non penso, cioè non ci avrebbe lasciati andare così. No, Non c'ho fiducia in Toriel, neanche sinceramente, io ci ho quindi. tantissima fiducia, però è anche vero che ci ha lasciati andare. Cioè lei voleva che vivessimo lì con lei nella sua casa, voleva che ci ha preparato la torta. Ci ha preparato la stanza. E comunque ha detto che non siamo stati i primi Sì, ad ma in arrivare lì e poi voler camera lasciare le nostra rovine. abbiamo trovato una scatola con delle scarpe spaiate, si dice giusto? Non ricordo. Sì, c'erano le scarpe spaiate. Quindi secondo me cattura qualcuno, i bambini, immagino. Ma sì, va bene, lei l'ha detto che sono passate altre persone da lì. Però poi sono volute andare via e lei le ha sempre lasciati andare via come ha lasciato andare via noi. C'è da vedere cosa c'è in fondo a questa strada che stiamo percorrendo. Perché magari potrebbe pure essere che Toriel non voleva farci lasciare il posto perché lei ci ha avvertiti che se avessimo lasciato le rovine e avremmo continuato saremmo morti alla fine. Quindi magari lei sa che alla capitale catturano gli umani e li sacrificano per dei rituali, non lo sappiamo. Cioè, per il momento ti direi mi puzza di più gli abitanti di questa foresta che Toriel dentro le rovine. Ma no, ancora neanche li conosciamo. Lo so, però se per il momento ti devo dire chi è il buono Anzi. e chi è il cattivo, io ti dico Toriel mi sa più di buono, mentre quello che troveremo in fondo a questa strada mi sa di cattivo. Io invece credo al contrario. Ma chi è che puzza? Ma No, io mi sono appena fatto la doccia, quindi non penso. Sarà questa che Quello puzza. lui È questa qui che puzza. che puzza. Puzza proprio tanto. No, Fra invece l'altro oggi ha secondo piovuto, me... quindi puzza pure di cane bagnato. Aspetta, mi sono scordata quello che dovevo dire. Cioè, ecco, al contrario di Toriel, lei anzi ci sta dando delle informazioni, invece Toriel non ci ha dato nessun tipo di Questo è informazione. vero. Però Come la metti? che potrebbe essere che
Comunque Toriel non voleva darci informazioni per proteggerci. Mentre lei, non so dirti se perché non sa, o perché comunque non è interessata, cioè nel senso, magari lei sa che c'è questo piano per lasciare questo bosco sottoterra. Mi hai fatto dimenticare, allora aspetta. Sì, perché ti ho guardato e mi sono distratto. Magari sa che c'è questo piano, ma non sa come funziona il piano. Mentre in realtà, poi arrivando alla capitale, scopriamo che il piano consiste appunto nel sacrificare degli umani. Non saprei. Allora. Va bene, vediamo Ok, io devo cosa andare avanti, continua a ovviamente con il dire. dialogo. Allora, aspetta un secondo. Allora, along the way some foodie folk decided they like. Vedi, questi qua erano gli abitanti pelosi che lungo la strada. Questi folk, quindi pellegrini, fuzzi, quindi pelosi, hanno deciso di accamparsi lì a Snowdin. Per questo ti dicevo il discorso che secondo me Snowdin è stata fondata dai canidi, chiamiamoli canidi. E poi c'era pure questo di importante. Quale? Che Cosa? lei ci aveva detto non pensare di andare a esplorare le rovine. Perché non, la porta è chiusa e puoi solo attraversare la porta come un fantasma o passare da sottoterra. La porta è chiusa, quindi lei intende dove c'erano i funghi. Non lo Giusto? so. Questo non potrebbe essere. Cioè, però l'ingresso, la porta che abbiamo trovato nella grotta dove c'erano i funghi era nascosta. Quindi io penso che è più facile che lei stia parlando della porta da cui noi siamo usciti. Quella Siamo usciti e scusa. sotto la casa di Toriel. Ah, ok, sì. A questo punto io ti dico, lei non pensa neanche che noi veniamo dalle rovine. Per lei siamo soli, solamente dei viandanti. Tutto qui. Sì, E però. infatti ci sta dicendo non provare ad attraversare quella porta per andare a esplorare le rovine. Ok, vai, va bene. E ricordiamoci sempre che il fantasma noi l'abbiamo incontrato. E quindi magari lo reincontreremo. Il fantasma, Allora. quello là delle rovine, Sì, dici, non noi c'è un fantasma stata? lì l'abbiamo Quello delle incontrato. rovine, sì. Allora era qui in Your Life. Life the same as usual. Vabbè, la stessa da sempre, quindi per Sì, molto questo è claustrofobico. claustrofobico. E qui ti dicevo che loro sono sottoterra, perché Sì. appunto è un ambiente claustrofobico, quindi lì secondo me noi non vedremo neanche il sole. C'è sempre di strano il discorso della neve. Ma comunque tutti quanti sappiamo che la libertà è vicina. E Sì, per questo dico c'è ti speranza, dice però. O don't we, quindi non dovremmo. sta comprendendo pure noi. Sta Sì. dicendo we. Sì, noi dice, quindi. Cioè, non lo sa neanche lei se prima o poi riusciranno ad uscire da là. Secondo me, as long as we go, ha detto. Quindi. Così come abbiamo speranza, Dobbiamo stringere i denti vedremo. Sì, giorno live dopo the same giorno. struggles, quindi. Questa è Affrontare i la vita, problemi, dice questa è la vita, appunto. no? Ok. Ok, quindi sappiamo che la libertà è vicina, questo è il discorso. Quindi c'è. Ci sarà un piano, ci sarà qualcosa. Ok. Ok, mentre la sorella nell'hotel mi pare non ci avesse detto nulla di importante. Ci diceva solo che se volevamo dormire lì, la nostra salute sarebbe aumentata più del massimo.
Sì, ci c'è solo che una notte costa 80, basta. Sì, vabbè, non ci interessa, possiamo andare avanti. Sì. Allora. Ma con questa musichetta non ti viene voglia di Natale? No? No, perché il Natale? Vabbè, il Natale. Allora pensa qui davanti c'è l'albero Allora, scusami, in con i quella... regali, Come che l'igloo. si... È un passaggio per arrivare subito Ah, dall'altra sì, parte della città. Va è vero. Secondo me ci bene, servirà pure. adesso Dai. riprendiamo da dove Vai. Perché abbiamo interrotto bruscamente l'ultima volta. Perché bruscamente? io Cioè... avrei fatto pure l'esploro Ma della sono città. passate 2 ore e mezza, bruscamente Appunto. cosa? Dai, parla con quella Allora, che porta a spasso il coniglietta. coniglio. Coniglietta col coniglio. Allora. Ti dice, non è carissimo. Cannella si chiama. Non è carissimo il mio piccolo cannella. Bun Buns are so. Bun Buns. Sì. L'animale viene chiamato Bun Buns. Babile, coniglietto. Sì. È così adorabile. Basta. Bam 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 bam. E basta? Bam 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 bam, non era la Ma la canzone bomba. quella. Infatti. Bam bam Ok, vabbè, non mi interessa. bam. Allora, quella ragazza Ok. lì è innamorata. No, sarà una pazza, dice, non parlare con quella Dici? perché è pazza. Qualcosa... Something about Non her vabbè, mi disturbs. disturba. Qualcosa mi disturba, mi dà fastidio. Sì. I think I've figured it out. No, never mind. Aspetta, Ok. I think I figured it out. Sì. Ok. Quindi penso Di aver scoperto. che di averlo capito. Sì, di Cosa? averlo No, non capito. importa. Sì. Ah, lui sta dicendo Non è da c'è brutto qualcosa che pazzo. mi disturba di quella ragazza. La penso di aver capito cosa, però non ce lo dice alla fine. E Sì. anche se insistiamo, non Basta. possiamo entrare. Mannaggia. Telecamere, telecamere. Ah, c'è sempre il discorso delle telecamere, perché è stranissimo il discorso delle telecamere. Anche lì le telecamere, potrebbe essere che qualcuno sta sorvegliando loro affinché non lascino questo mondo. Come può essere che è un sistema di videosorveglianza di sicurezza affinché nessuno entri. Ma noi siamo entrati e nessuno ci ha detto nulla. Ma è sicuro che ci hanno visto entrare, perché se ci sono già davanti la porta d'uscita, c'era quella telecamera nel cespuglio, o d'entrata che sia. E quindi la telecamera ci ha ripreso. Quindi loro, chi sta dietro a queste telecamere, sa che noi siamo entrati lì. Sì. E chi è che lo sa? Boh, non lo so. Vediamo qui l'orso. Orso Yogi. Cioè, yogi. Awful. Awful teams. Tormenta il local monster by decorating its tree like horns. Ah, ti sta dicendo che dei ragazzi tormentano i mostri decorando le loro corna, che sarebbe il mostro quello che abbiamo incontrato. So we start giving that monster present to make it. Quindi abbiamo iniziato a dare dei regali a quei mostri, a quel mostro, Sì, per per farlo farlo sentire sentire meglio. meglio. Ora è una tradizione, lasciare i regali sotto un albero decorato. Ah, ti sta dicendo come è La nato per tradizione loro il dell'albero, Natale, cioè il ok. Natale all'albero, i regali. Guess it was a good thing those teens tormented. Quindi è una cosa buona che quei ragazzi hanno tormentato quel mostro. È stata una Esatto. cosa buona. Sì, dice che nell'atto cattivo in realtà è nata una tradizione. Non lo Basta, so. prendi un regalo, ruba Non un regalo, penso. apri i regali. Dice che some of the present are from Dressed from Santa. Santa to various Abitanti, ok, locals. locals. Ah, quindi comunque loro hanno il Natale e hanno Babbo Natale. E questo qui è stranissimo. Sarà una cosa solo flavor. Santa. Parla con quel coso giallo là, il Se quello è l'orso mostriciotto. Yogi, questo è Bubu. Io. Ah, sei anche tu un bambino, giusto? Boh, ancora non abbiamo capito Sì, sinceramente. sì. Sì, vabbè. I can tell 'cause
cause you are wearing a striped shirt. I can tell cause you're... Striped penso che sia a strisce. A strisce, sì. Posso dirlo dire... perché stai indossando appunto una maglietta a righe. Certo, perché i bambini... O sei un bambino o sei un carcerato se indossi una maglietta a righe. Vabbè, ok. I wonder if that word skeleton is an adult or a kid. Quindi spero... No. No, penso. Penso. Aspetta. Che... Sarebbe... Chiedo, scusami. No, mi chiedo se quello scheletro sia un adulto o un bambino, perché effettivamente noi vediamo lo scheletro, Sans, non sappiamo. Già Papyrus mi dà più l'idea di adulto, però Sans effettivamente non lo sappiamo. Quindi sti scheletri lì li conoscono un po' tutti. Che ansia, sti cosi che parlano ma non si muovono, cioè... Stanno lì ad aspettare che tu scambi le parole con loro e basta, no? Un sorcio quello, secondo te. Sì. Un sorcio. No, qua c'è l'altro orso. L'altro orso. Però vedi, anche questi qui dico, sì, cioè, sono animali, comunque conigli, orsi, cani, questo qui non lo so, sembra una lampadina. Sono tutti animali. E quindi perché mostri? Perché parlano? Cioè, perché mostri? Perché parlano? Oh, allora... Mi stanno sentendo. Non c'è un sindaco. Non c'è il sindaco. Vabbè, ci sta se c'è il re, l'imperatore. Ma nella capitale. Okay. But if there is ever... Se comunque ci fosse un problema. A skeleton will tell a fish lady about it. Ah, abbiamo una fish una lady. Fish... Che secondo me. No, secondo te è quella. È chiaramente. Secondo te? Chi? Mermaid, quindi è una. Ah, no, io pensavo alla canna da pesca che abbiamo trovato prima. Tu però fish lady a donna pesce. Sai sì. Che noi abbiamo trovato la canna da pesca e secondo prima. Te lei si autopesca? No, vabbè, viene chiamata donna pesce perché magari sta sempre lì a pescare. Non penso che noi andremo sott'acqua a parlare con i pesci. No, secondo me è qualcosa inerente a quello che intendevo io l'altra volta del cruciverba, perché il cruciverba in sì, pratica ci ha detto già. Secondo me come è strutturato. Cosa c'era? Sirene? Scheletri? Scheletri? E lo scopriremo nella prossima puntata. Ritorniamo al cruciverba. Politica. Più politica, effettivamente sì. Dopo queste ultime lezioni anch'io potrei dire politica. No, politici. Politici, stessa cosa. No, scherzo, no, è politiche. Politiche. Vabbè, quello che... Però poi vedi quell'essere tipo quello di lì non è un animale. Politiche sarebbero. Sì, vabbè. Non è un animale quello, è quale? Quel diavoletto lì con le corna. Non hai detto che è un topo. Quello con le corna. Ah, scusami, quello là sì. Vabbè, entriamo. Entriamo da Grilby. Entriamo dentro il bar. Andiamo a mangiare. Ci sono i nostri amici che abbiamo combattuto. Ascolta pure che bella musichetta. Il microfono muore. Può andare pure lei lì in mezzo con tutti i cani che ci sono. Ma comunque. Anche no. Lei lascia l'acqua in mezzo. Allora, qui abbiamo tutti i cani che abbiamo trovato fino ad ora. Perché c'è quello con l'osso sigaretta. Quello sì. Che ha quell'altro dentro l'armatura. La coppia. Sì. E poi abbiamo quelli nuovi. Quello lì in alto a sinistra l'abbiamo già incontrato? Sì. Dove? Era il cane che poi si levava dall'armatura, no? No, è lì quello dell'armatura. Va bene. Poi c'è uno spirito di fuoco, una specie di pianta carnivora, un coniglio ubriaco e un cavallo con la cresta verde. E Bojack. E due uccelli. Bojack con la cresta verde. Va bene, dai. Iniziamo. Forza, da parliamo, chi iniziamo? Questi ubriaconi. Dal cane sospettoso. Dai, io non ci parlerei con quelli. Getting a spiked collar. Sto pensando di usare un collare con le punte per mostrare la mia personalità. It makes a statement like attack a leash to me and take me for a walk, please. Quindi starebbe a dire tipo...
È una dichiarazione. Lasciami in pace praticamente. Sta dicendo voglio mettere quel collare così che la gente si spaventi di me e non mi rompa le scatole. And take me for a walk e portami a fare una passeggiata. Beh, certo, sicuramente. Liscia e Ah guinzaglia. no, allora it makes a statement like. Oh, no, non c'entra nulla allora. Perché lui ti sta dicendo. Mettimi il guinzaglio e portami a spasso. Non è proprio quello il significato di un collare con le punte. Allora, vediamo i coniugi. Che fra l'altro, visti Devono così, essere luna di miele. magari la fanno lì. C'è l'hotel pure accanto. E lì però non si capisce chi è lui e chi è lei, vero? Sì, oddio, l'unica differenza è sulla bocca che hanno. Credo che lui abbia quei denti lì sulla bocca, lei no. Vai, parla con lui. You better watch. Watch where you sit down here. Keep Chiede, that. guarda bene dove ti siedi. Sì. Because that big guy will jump into your lap and give Vabbè, ti sta dicendo quello che è successo nella lotta. Se noi ci avviciniamo a lots quello of love nell'armatura, ci salta energy. addosso. Esatto. E ci lecca. Lap è tipo Your grembo. lap. Sì, sulle anche, di Grembo. sopra. Di Ginocchia. Ok. sopra. Si salta in braccio. We're Sentries. sentries, but we never get any respect. Quindi siamo delle sentinelle. Ma nessuno ci rispetta, ti sta dicendo dei Sentinelle, guardiani. sì. Sì. Siamo guardie, ma nessuno ci rispetta. I wish the skeletons would throw us a bone. Ok. Throw. Through significa To. buttare. Buttare. Sì, Quindi dovrebbe spero che essere quegli scheletri gettare. vengano buttati via come un osso. Ah, ok. Perché in questo villaggio tutti Gettare, parlano di questi throughout. scheletri. Quindi secondo me un po' tutti diciamo che li adorano, tra virgolette. Sono un po' i poliziotti, diciamo, del posto, chiamiamoli così. Poliziotti direi più quelli che i popolari sono popolari Ok, sono conosciuti da tutti. però a lei o lui che si arrode perché dice sono io il guardiano e qua vanno tutti appresso a loro. Noi abbiamo le ossa. We love bones. Poi andiamo, ora ci salta secondo te veramente addosso? Sì. Cos'era una scorreggia? Che cos'è? Vabbè, vai. Ci traduci, Lulu? Dai, vai da quel L'altro coniglio cane, finiamo i strano. cani, finiamo i cani. No, non riesco a passare, sono bloccato. Posso prendere cose ci sono sul tavolo? No. Ci sono croccantini là. Eh sì. Una ciotola di croccantini. It's playing poker, sta Against giocando da solo a itself. poker. Sì. E sembra It appears. perdere. Ok. Questo qui è quello che faceva la scultura di neve. Quello immobile davanti alla colonnina di neve. Il tizio dietro di lui ci ha detto: guarda, sta lì immobile a cercare di fare una scultura di neve. Anche qui è immobile, che gioca a carte da solo. Ah, sì, è vero, è vero. Come? Prima non sono passato, ora invece sono passato. Vabbè. Vabbè, dai, magari è stato un bug. L'ubriaco. Sì. E l'ubriaco sia. Quelli che risparmiate li ritrovate qui. Ah. Cosa? Ok, Cosa? l'autista ci sta dicendo che i mostri che risparmiamo li troveremo tutti lì. Allora in Quindi, pratica sarà pieno poi. Grazie esatto, perché il nostro intento è quello di risparmiare tutti. per questa informazione. Ogni tanto viene scritto anche qualcosa di utile. Esatto. Non Ok. importa dove io vada, ma Cioè, ci sono sempre le stesse cose da meet mangiare, le the stesse same people. persone. Help, I want new drinks and hot guys. Non ho capito. Voglio dei drink nuovi and hot Guys. guys. Come lo devo interpretare questo hot guys? Non lo so, cioè, ma degli animali pensano a queste cose? Boh. I guess the bartender's kind of. Aspetta, ma un attimo, che io bartender non so che significa. Bartender è il barman, vita mia. Ah sì? Sì.
Ah, il barista, scusate. Il barista, sì, te l'avevo detto. Ok. Allora. No, Ma ci sta provando col barista? infatti per questo su Hot Guys, cioè a parte che non cap... No, aspetta! Hai svegliato Lulu? Bei Non è che questo coniglio è quella dell'hotel? ragazzi, hot guys, Sì. quindi cioè non ha Sì, altri infatti ti sto significati. dicendo, non so come interpretarlo. Se quel coniglio è quella dell'hotel, secondo te? Quale coniglio? Quello lì ubriaco con cui stiamo parlando. Sai che all'hotel c'era il coniglio? Sì. Va È bene. probabile che, cioè, poverina, dico, poi Va sono così bene. No, più che altro scioccati. perché penso parla di hot guys, ma di umani, di animali. Che intende per hot Vabbè, guys? immagino tra di loro, come si chiamano tra di loro. Allora, isn't human food different from monster food? Loro sanno, cioè praticamente tutti sanno che siamo umani, però nessuno ci sta dicendo niente. Immagini che questi animali in realtà erano delle persone che sono state trasformate in Sì, in direi che può animali? essere, però, cioè no, loro vivono lì da sempre, diciamo. Quindi non è che prima erano persone, poi sono entrate e sono state trasformate. Sembra difficile come cosa. Magari Perché hanno pu cancellato la memoria. non penso, perché pure all'inizio, cioè è proprio all'inizio del gioco che ti dice che all'inizio c'erano umani e c'erano mostri, cioè te lo sta dicendo il gioco, quindi quello lì dovrebbe essere per certo. It does things like spoil. Spoil? Allora, per spoil, rovinare, viziare, does things like coccolare, guastare. Boh, non capisco cosa intenda con spoil. Tipo, non ci sono cose come cose da cioè, saranno cose Fa gustose, secondo me. cose Cose. come O cose non lo brutte. Cioè, tipo cose brutte, sono cose negative, no? so. Quindi sta Ok. dicendo ci sono cose. Cose spoil. E quando le mangi. It All passes the way through away to your through your whole whole body. body. Quindi praticamente ti fanno stare male. Sì. Sì, praticamente lui ti sta dicendo se ci sono delle cose da mangiare che ti fanno stare male. Disgustoso. Interesting. I would love to try sometime. Okay, vorrei provare. Qualche Amerei volta. provarle qualche volta. E ho The sentito che hanno delle dirt cose chiamate bagni. mushrooms. Ah, ok. Tu stai collegando? No, perché non ci sto Sì, capendo allora. niente. Dice, a vederla così sembra una specie di pianta, ok? Ok. Quindi lei ti ha detto che vorrebbe sapere se gli umani mangiano le cose che mangiano i mostri. Noi non sappiamo fondamentalmente che mangiano i mostri per ora. E lei ti dice, ho sentito dire che ci sono, che quello che mangiate voi vi passa poi attraverso tutto il corpo. Ok. Perché noi mangiamo dalla bocca, digestione, andiamo in bagno. Infatti poi ti dice, ho sentito pure che ci sono delle cose che si chiamano Come bagni. sei Vorrei educato. provarle qualche volta. Collegato? Ok. Sì. Senti, l'ho capito, cioè, dopo che lo spieghi tu lo Ah, capisco, non è che non ok. lo capisco. Nice. Che fai? Si era rimpicciolito, non so perché. Allora. La Ok, the capital is capitale, getting questa quanto era? pretty crowded, quindi è abbastanza Getting pretty affollata. crowded. The So, quindi ho capital. sentito che Hanno iniziato a spostarsi. To no, a trasferirsi. start moving here. Quindi Qui. qua, si sono Quindi dalla trasferiti qua. capitale stanno andando lì. E Esatto. allora potrebbe essere che gli scheletri vengano dalla capitale. Perché Papyrus vuole entrare nella Guardia Reale, quindi conosce la Guardia Reale. Sa cos'è. Ed è stato l'unico a parlarcene. Magari dato che la città era troppo affollata, allora loro hanno deciso di spostarsi qui per cercare di catturare un umano, così poi da tornare alla capitale ed entrare nella Guardia Reale nel capo di Papyrus. Nel caso di Papyrus. I don't want to see the erasure Our local of culture. our local I don't culture. want to see. Non voglio vedere la cancellazione della nostra cultura locale, perché ha Sì, paura che quelli che rovinano. vengono dalla capitale rovinino le loro usanze. Come nel Ha caso dell'albero, sì, ragione, sì. come nel caso dell'albero di Del Natale e dei Natale. regali.
But I definitely want to see some city slickers sleep onto their butts. Aspetta, che qua. I want to see. Definitely. Definitivamente. Quindi ti dice che vorrei vedere definitivamente alcuni slikers, quindi quelli che arrivano dalla città saranno scappati. Slikers, some city slikers sleep onto their butt. Sarà, cioè, come lo posso dire? Sta indicando gli abitanti della città. Elegantoni, no? Quindi li vorrebbe vedere in mutande. Ah, ok, in questo senso. Sì, tipo. Che dice, vorrei vedere alcuni di questi. Quindi un po' li discrimina, diciamo. Sì, non gli piacciono. Ok. Ok. È perché, comunque, l'ha detto, non vorrei che rovinano la nostra... Yeah, bring them on. Prendiamoli. Portiamoli qua, scusa. Questi qui penso che non ci dicano... No. Those dogs are part of the royal... Ah! Allora, questi cani... Questo è importante. Della guardia reale. Quali cani? Aspetta, con chi stai parlando? I cani. No. Quei cani lì, tutti. The elite... L'elite... dell'esercito. Led by Undyne. Non l'avevamo già sentito Undyne? Sì. L'avevamo già sentito Undyne. Che cos'è? La capitale, mi sa. Guidato da Undyne. O è il comandante. Comunque l'avevamo già sentito. Ce n'aveva parlato lo scheletro. È vero, lo scheletro. Ce n'aveva parlato. Ce le dovremmo segnare queste cose. Lui è qualcuno di importante. Sì, potrebbe essere. Cioè, lui chi? Quello che sta parlando? No, Undyne. Sì, sarà secondo me o il capitano della Guardia Reale. La Guardia Reale. Facciamo. Vabbè. Lì sei tu la linguista, quindi sì, tu linguista. Sicuramente puoi saperlo meglio di me come si pronuncia. Comunque segniamolo. Okay. Segna Undyne, metti probabili. Cioè... Sì, di LED. Ah, perché LED sarà guidati. Sì, guidati. Quindi sì, metti capo guardia reale. Capo sì. Guardia reale. Okay. Quindi abbiamo Undyne che è il capo della guardia reale. Poi. Allora, quindi è una lei. È una lei. She, anzi è... Rude, okay. Loud, and beats up everybody who gets in her way. Okay. E sconfigge tutti quelli che si mettono sulla sua strada. Quindi è un po' cattiva questa. Non è cattiva, è forte. Sta dicendo che è forte. È cattiva. No, è forte, sta dicendo. Cattiva. Tipo scortese. Parla di una donna forte, comunque un maschiaccio, un capo d'esercito, capito? It's no wonder all the kids want to be like her when they grow up. It's no wonder, quindi... Ah, ok, non c'è da stupirsi se tutti i bambini vogliono diventare come lei, da grandi. Ok. Buona sta parte. I want to be like Andy when I grow up too. Ah, anche okay, quindi è un bambino. Un bambino, sì. Allora, cosa c'è questo dopo? Qua. Oh. Buon Natale. E questo sarà il padre. I put out a line from some girls today. Okay. Put out a line. Put out. Allora, significa mettere in riga. Vabbè, si vuole mettere a posto. Sì. Someone told me that there are plenty of fish in the sea. Qualcuno gli ha detto che il mare è pieno di pesci. Sì. Quindi si vuole dare una sistemata. Well, I'm thinking that seriously. I'm literally going to make out with a fish. Uscirò con un pesce. Sì. E allora sì, ci saranno proprio le sirene sicuramente, dai. Sì. Se ti sta dicendo che esce con un pesce. Sì, ma non le vedremo subito, secondo me. Questo perché non lo so. Le sirene erano... I guess string. I could dust out. I guess. Andine. Ah sì, spera di uscire con Undyne.
But I think she likes someone already. Ma lui pensa che a lei piaccia già qualcun Sì, altro. bravo. Bravissimo. Grazie. Grazie, Bravo. promosso. Un applauso. Allora, the jukebox is broken. E la Ok. musichetta allora dove viene? Non abbiamo ancora parlato col barista. Perché Ma non puoi parlarci. è un fuoco. Grip Il said that he'd Woodoffer. offer you a glass of water, Ti but vorrebbe it doesn't touch offrire, the stuff. sì, un bicchiere d'acqua, ma Grilled he è il doesn't touch fuoco. the stuff. Touch the stuff. Grilled è il fuoco, quindi si chiama Grilled. Sì, come Vorrebbe offrirti da mangiare, ma non può toccare le il. Vabbè. Toccare. No, stuff sono gli stoviglie. Gli oggetti. oggetti, sì. Bicchieri. E basta. Lo prenderò Basta. da solo Che scusami, che allora. perché fa il barista No. questo? Che Non posso andare dietro dove c'è la porta. Perché c'è il cane che gioca a poker. sì, tu non è che puoi andare in un bar e vai dove vuoi. Mannaggia. Giusto. It's il tappeto di Scusa, se Lucy. questo qui. No, questo qui Non può non. No, fare niente, stanno fermi là, non si muovono perché questi. pensavo. Come prima l'autista ci ha detto che lì troviamo la gente che Bravo, abbiamo lo dobbiamo sconfitto. uccidere a No, quello. io non uccido nessuno. Uccidiamo a quello No, non là. uccido. Ma a parte che con quello lì non ci abbiamo neanche Non si combattuto. possono dire le parolacce, vero? Certo che lo puoi dire. Uccidiamo a quello stronzetto là. Ok. Però non possiamo tornare indietro, quindi vabbè. No, va, sempre quello, è sempre E gli che ne stessi so. sono. Allora parliamo col sorcio. Però non mi piace chiamarlo sorcio, Topo un po' Gigio. topolino. Topo Gigio. Le orecchie sono quelle di Topo Gigio, non sono quelle di un topolino. Vabbè, Allora, dai. Ok. Everyone, ognuno everyone is ride always laughing and sempre and cracking fa jokes, appunto, come si trying to chiama, forget jokes, our modern. tipo Praticamente scherzano scherzi. per dimenticare i problemi. Semplicemente. Try to forget our modern crisis, Quindi questo le regno, crisi moderne. teoria, se quello ci parla di politica, questo ci parla di crisi, non sta vivendo un bel momento. Quello odiava gli abitanti della capitale. Crowding, lack of Allora, sunlight. grigiore sarebbe Sì, dreariness, crowding crowding, è traffico, lack of confusione. sunlight, non c'è la luce del sole. Ok, mancanza di luce solare. I will I will join join them. them, but I'm just not very funny. Them chi? Ah, Loro, loro, quelli a quelli che sono, scherzano. sì. Sì, vorrei prenderla a Sì, vorrei ridere come scherzare come loro, loro, ma non sono molto divertito. ma. Almeno. I'm not making puns. At least Puns, I'm not making puns. puns. Che cos'è? No, solo pun. Aspetta. Solo pun, cerca. Giochi di parole. Quindi almeno non faccio più giochi di parole. Come freddure, sarà tipo cose Doppi sensi, boh. così. Sì, sarà tipo le classiche freddure, quelle odiate. E allora, parliamo con sto diavoletto che è tanto strano rispetto agli altri abitanti del posto. We all know the underground has problems, but we smile anyway. Tutti sappiamo che ci sono problemi, ma comunque sorridiamo tutti. Perché? Perché non possiamo fare altro. So, why be morose about it? Perché dovremmo disperarci, secondo me sarà No, di. essere Sì, imbronciati. Imbronciati, disperarci, essere depressi. Dice sì. che senso ha? Sorridi, Sorridi, sorridi. sorridi. Comunque sta venendo fuori un quadro molto più triste di quello che sembrava. Che tu qui senti la bella musichetta, il Natale, i regali, però poi parli e ti dicono che sono pieni di problemi. Dovrebbe esserci la musica di Psych. Tum, tum, tum. Perché sono tutti pieni di problemi, tutti che odiano gli abitanti della capitale, non vedono la luce del sole, il primo shopper lì ti dice che comunque tiene duro perché sa che questo periodo passerà. Sì, Sì. Ma dove andiamo? Destra o sinistra? Cioè continuiamo che c'è la libreria ora. Cioè, dritto o sinistra? È superata la libreria. aspetta, fammi vedere cosa c'è. C'è la libreria, delle case, Sì, ma altre così sveli case. tutto, scusami, la sorpresa dove sta? Ah, guarda che c'è il ghiaccio che va Il in acqua. mare? Ah sì, è il fiume, sarà un fiume sotterraneo, sai? Sicuramente è fiume sotterraneo questo. Boh, non lo so. Sì, beh, siamo sottoterra, non ci può essere il mare. Ma sicuramente un fiume sotterraneo.
Va bene. Vai. Allora, in 50 minuti di live non abbiamo fatto niente. Abbiamo fatto il bar. Abbiamo fatto il bar. Non so pensare cosa ci sarà in libreria. Librar by. Che vuol dire librar by? Non è libreria. Librar by. È un gioco di parole o è qualcos'altro? Ma boh. Che cosa sono sti tizi? Ah, guarda che là c'è quello là con un occhio. Sembra quello di Monster & Co. Come si chiama? Quello verde di Monster & Co. Non lo so come si chiama, però ho capito che... No, sarà un gioco di parole. Non lo so. Vai, iniziamo a parlare. Ah, Anthony, ciao Anthony, ci dice che libreria è scritto male apposta, di proposito. Ok, allora aspetta che bevo un sorso d'acqua. Bevete, bevete tutti, però acqua. Va bene, vediamo che vuole. Come si chiamava il mostro questo di Monster & Co, te lo ricordi? Ti ricordi come si chiamava? No, non io non riguardo i cartoni. No, Monster & Co, il cartone animato quello Disney, dove c'era il mostro gigante quello blu con le corna. Io e questa palla verde. Dumbo, ok? Va bene. Allora, that quello look sguardo in your eye. Nel suo occhio. Ovvio, perché ne ha solo uno. You're someone that yes, has difficulty solving union. Il cruciverba. Aren't you? Detto, sei uno di quelli che ha problemi a risolvere il Junior Jumble, no? Yes. Oh, no, veramente noi non abbiamo avuto i problemi. Lo vedo nei tuoi occhi. Nel tuo occhio. Ok. Questo è un rinoceronte. Hello, working on the newspaper. Sto qui, lavoro al giornale. There is so little to report that we just fill it with comics and games. Quindi c'è poco da dire. Sì. E quindi noi alla fine scriviamo su giochi e fumetti. Ci sono poche notizie. Sì, sì, sì. Su... Non sanno di che parlare. Allora, basta. Ok, quello verde. Mm-hmm. Che si chiama... Ok, penso che sia un nome quello inventato. Mm-hmm. Non credo che si chiami così. Mike Wazowski. Okay, no, mi sa di sì, 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 mi sa che vero così si chiamava. No, quello verde, guarda, scusami. Aspetta. Vabbè, scusa, posso farlo io, perdono. Ormai ho fatto. Sì, 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 Mike. Ma proprio quello. Ma che non è da dare a uno stretto così? Comunque, noi l'abbiamo appena cominciato. Ci credo, 2500 ore, c'è tanto da parlare. Questo qui è una sorta di Frankenstein, no, una rana, un ranocchio, mi sa molto di ranocchio, che tossisce. When I was younger, no, è solo anziano, trucco, sarà trucco. Trucco in bocca. Rossetto, non lo so, sì, sì, non sì, te lo so dire. Rossetto in bocca, ok. Quando vai. Ero giovane, i miei insegnanti gave me word searches. When they run out of assignments. Okay, quando ero più giovane, le maestre... Word searches, appunto, tipo compiti. No, word searches, quindi la ricerca di parole. When they run out. Loro uscivano... Aspetta un attimo. Run out of... Ma devi cancellare proprio quello di prima. Oh. Un attimo. Sicuramente erano i compiti che gli davano. No, secondo me tipo di ruolo, esatto, esauriti di incarichi. Quando non sapevano cosa che compiti, cosa fargli studiare, gli facevano cercare le parole. E tu hanno sprecato tantissimo tempo. No, dice che in pratica io pensavo che loro erano appunto uno spreco di tempo. Okay. Stavano sprecando tempo. Sì. Io ho detto but tempo buttato, no? Now, ma guardami ora. World search, creator in the entire underground. E sottoterra, confermato, come ti dico io. Anche se sono nel bosco, sono ancora sottoterra. C'è il fiume sottoterra, non hanno la luce del sole, non mi spiego solo il discorso della neve.
per il momento. Te l'ho detto, secondo me è qualche discorso tipo di magia, qualche incantesimo. Sì, ci sarà la magia, però incantesimo non so, non saprei. Ma guarda che c'è la pianta in basso a sinistra, e da fuori la libreria si vedeva la pianta dalla finestra. Sì? Sì. Ora appena usciamo te la faccio vedere. Ok, welcome to the library. Yes, we know, lo sappiamo. The sign is misspelled. Ah, ti sta dicendo l'insegna è un errore. Ok. Ok, e mo? Dai, non dirmi che non si possono leggere i libri. Stavo impazzendo per quell'insegna, okay. E poi alla fine ci ha detto che era un errore. It's a school report about monster funerals. C'hanno pure i funerali. King are cool as heck. Heck? Heck significa... parlando... cavolo. Inferno. È cool... ah, sono cool. Sono freddi. Cool. Come lo traduciamo il cool? Sono carini come l'inferno. Cioè, ti dice che non sono belli da... Dici? Freddi come... sì. Questo era un modo di dire. Comunque parlando tecnicamente sono freddi come l'inferno. When monsters get old, quando i mostri diventano vecchi, è in kick the bucket. Ah, kick the bucket in pratica è un phrasal verb, questo lo so. Significa calciare il secchio. Quindi quando tu calci il secchio è come quando ti stai impiccando. Non servono a niente. Esatto, quindi si ammazzano. Diventano polvere. Dust, vabbè, diventano polvere. Come gli umani. Niente di diverso. Sarebbe carino trovare un regno di polvere. Sarà, sai cosa? Magari lì è immediatamente. Quando il mostro invecchia, prima ancora di morire diventa polvere. Cioè muore perché diventa polvere. Ai funerali, we take the dust and spread it on. Quindi okay, la spargono nel posto preferito della persona. Molto then they essence will live, ok, così vivono per sempre nel sì, vento. La loro anima, diciamo, sì. La loro essenza. And io sono... Am I at the page minimum yet? I'm kinda sick of writing this. Aspetta. Ma questo è sempre quello che c'è scritto sul libro. Cos'è? My the page minimum yet. Sono ancora alla pagina iniziale, secondo me sarà. Questa qui forse è il protagonista che parla. Sono un po' stanca di scrivere ciò. Ah, ok, allora è quello che sta scrivendo il libro. Ho iniziato a scrivere sui funerali, ti ha scritto queste due righe e poi ti ha detto già sono già stanco. Ok. Stanco, ammalato, sì. È più ammalato che stanco. Affaticato sarà. Ok. Quindi, beh, comunque per essere mostri sono anche molto... Ok, io sono molto, vedo che sono molto abbagliata dalla luce io. Sposta. In realtà. Io sono molto... Spostala. Spostala più a sinistra. Così? No, così peggiori. Devi spostarla più lontano da te, devi allontanare. No, no, se la metti più dietro è peggio. Allora, così. Più a sinistra. Così. Esatto, sì, la devi allontanare da te. Allora, siamo al blu. Mostri. Ok, qua ti dice che i mostri sono fatti per lo più di magia. Gli umani invece sono fatti d'acqua. Come gli umani sono fatti d'acqua, i mostri sono fatti di magia. Appunto, quindi c'è la magia lì. Sì, è ovvio, c'è la magia. All'inizio ti dice che i mostri... E allora se è ovvio non ti puoi domandare perché nevica. Me lo domando perché mi sembra strano che ci sia una magia che faccia nevicare sottoterra. A quale scopo? Per farli vivere più... più freddi, perché fa caldo sottoterra no. Sicuramente. No, per farli vivere più, diciamo, normalmente, no? Vabbè, vedremo. Va bene, ok, vai. Allora, human with their physical forms are far stronger than us. Quindi sono più forti di noi, fisicamente. Mm-hmm. Ma non conosceranno mai la gioia... di esprimere se stessi attraverso la magia. Bullet pattern. They'll never get a bullet pattern birthday card. Ballet è pallottola.
pattern. Sì, ballet e pallottola pattern. Tipo uno schema pattern. Però c'è da vedere la parola composta in inglese cosa vorrà dire. Ballet pattern. Che sarà da capire in inglese. Comunque non avranno mai questa ballet pattern birthday card, sarà il nome di questa carta. E che sarebbe secondo te? Secondo me sarà magari qualcosa di particolare riguardo al modo in cui nascono i mostri, che al momento della nascita hanno questa ballet pattern birthday card. Cosa che gli umani non hanno perché magari nascono normalmente. Ok. Ballet. No, ho sbagliato, ho skippato l'inizio. Here I am. Sono qui. Sto scrivendo questo libro. Come? No, vai. A person comes in and picks up the book. Una persona è arrivata e ha preso il libro. Bravo. Inizia a leggerlo. Praticamente noi stiamo leggendo, di noi che arriviamo, leggiamo il libro. No, oh, sorry. Oh, sorry, I'm still writing that one. Sto ancora scrivendo di quella cosa, questo. Sto qua inutile. E basta. Secondo me ora ci sarà la bomba in mezzo a sti libri. La scala c'è. They are made of magic monsters, bodies are... Oh, dear. Siccome, ok, siccome sono fatti di magia, il corpo dei mostri... Attune, significa in sintonia. In sintonia, sì. Con la loro anima. Se il mostro non vuole combattere, sì, le difese aumentano. Weaken. No, weak veramente è debole, quindi si indeboliscono. Se il mostro non vuole combattere, le difese si indeboliscono. Okay. And the crueler the intentions of our enemies, the more their attacks will hurt us. Quindi più l'intenzione di... No, cioè le intenzioni del più crudele degli nemici. Capito? Intention, vedi, le intenzioni. Sì. Of our enemies, dei nostri nemici. Sì, però il più crudele the more delle they intenzioni dei nostri nemici. The more they attack will hurt us. The more. More... il più sì. ci ferisce. Sì, più quanto più tanto più è crudele l'intenzione dei nostri nemici, tanto più ci feriscono. Capito? Sì. L'abbiamo capito. Allora, therefore, if being with powerful soul struck with the desire to kill. Quindi se un essere con appunto un'anima potente, forte, potente, struck, che mo vi dico che quindi ci attacca desiderando di ucciderci. Significa raggiungo. Vabbè, ci attacca, ci trova, ci. Sì, ci trova. Quindi se quello che ci trova ci vuole uccidere. Let's end the chapter here. È la fine del capitolo. No, cioè la fine della storia. Fammi finire il capitolo qui. Cioè fammi finire il capitolo. No, okay. Niente, dice, se ci vogliono uccidere e noi non vogliamo combattere, ci uccidono. Praticamente. Monster in story part... Oh, questo qui. Vedi? La cosa importante che ti dicevo. Fearing the humans no longer, we moved out of our old city, home. Fearing, quindi spaventati dagli umani. Non più spaventati dagli umani. Non più spaventati dagli umani. We moved out. Ci siamo spostati. Esatto. Fuori dalla nostra vecchia città, home. Quindi sarebbe che dalla capitale se ne sono andati. Non quindi... no, come fai a dire che è la capitale? Sta parlando di home. Anche se home mi pare che l'abbiamo già sentita. Sì, ed è il nome che ha dato... quello là e ha sbagliato a dare questo nome. Sì, mi ricordo che ci dicevano che fantasia per un nome. We braved harsh cold.
Damp Swampland and Searing Heat. We braved harsh cold. Quindi abbiamo sfidato il caldo torrido, il damp swampland, che non so cos'è. Swampland, che vuol dire swampland? Swampland significa il terreno, quindi la palude. E the searing heat. Heat è il calore. Calore. Aspetta, caldo torrido. Caldo, oddio. Cold è freddo. Non è caldo. Quindi dice, abbiamo provato il freddo intenso, le paludi, il caldo torrido. Mm. Finché non abbiamo raggiunto quello che ora chiamiamo capitale. Quindi home, secondo me, era più, sai, le rovine. Perché le rovine di che? Di home, che era la città. Quindi poi la città poi è sono diventate stata... rovine. Ok, quindi poi okay, l'hanno distrutta in pratica. Hanno lasciato home una volta che non erano più spaventati dagli umani e hanno raggiunto quella che ora chiamano capitale. Ok. New home. Okay. Quindi ora sappiamo che la capitale si chiama New Home. Ricordiamocelo. Ah, devo scrivere. Ok. Di nuovo il nostro king. Ah, vedi, infatti ora ti sta dicendo di nuovo, il nostro re è veramente pessimo nel dare i nomi. Lo vedi che te l'avevo detto. Infine. Amore, speranza, compassione. This is what people say monster souls are made of. Quindi dicono che le persone dicono che l'anima dei mostri è fatta di... Sono stati fatti di amore, speranza. Però questa cosa è stranissima. Perché? Perché se gli umani attaccano i mostri, si fanno la guerra, li mandano sottoterra, poi sono gli umani stessi a dire che l'anima dei mostri è fatta di amore, speranza e compassione. Cioè, non ha senso. C'è qualcosa che cozza. Che cozza? Così che non va proprio bene. Di pesci, insomma. Eh sì, perché scusami. Se io penso che tu sei fatta di amore, di compassione, tutte queste cose belle, non è che ti faccio la guerra e ti rinchiudo sottoterra e faccio un incantesimo per non farti più lasciare il sottoterra. O forse questo è quello che vogliono far credere appunto a questi abitanti. Può darsi. Che non hanno visto la guerra, perché non sanno perché sono là sotto. Eh sì. Piuttosto che dirgli la verità che hanno combattuto una guerra e che i mostri sono finiti appunto nel sottosuolo, quindi underground. No, questo no, perché il libro che abbiamo letto poco fa diceva chiaramente dopo che i mostri avevano smesso di avere paura degli umani, di essere spaventati dagli umani. Quindi i mostri lo sanno che gli umani li hanno spinti sottoterra dopo la guerra e li hanno confinati lì. Lì non ci piove. Però poi riguardo a questa cosa effettivamente è molto strano nel approcciarlo al contesto. Semplicemente magari non vogliono far passare l'immagine del fatto che un mostro possa essere cattivo, quindi semplicemente vogliono dare l'immagine di un mostro fatto di amore. Ecco, già questo qui ha più senso, perché potrebbe essere che ora, se tu sei nell'esercito che ha perso, quindi quello sconfitto, quindi i mostri, cosa insegni alle tue generazioni future? Che noi eravamo i buoni, siamo stati sconfitti dal cattivo. Il cattivo ha scoperto che noi siamo fatti di amore, siamo fatti di speranza, di compassione. Ha scoperto che noi eravamo i buoni e allora è geloso, oppure voleva un mondo cattivo. Ha fatto la guerra con noi. E ci ha confinati qui. Perché ci odiava per queste appunto nostre cose. Ok, questo era anche sì. Viene da pensare possono questo. Possono essere tante. Il problema è che noi ci stiamo facendo un sacco di storie, di. Poi magari è semplicissima la cosa. Sarà. Può darsi. Proprio... Però questi sono giochi che vanno fatti così. Ok, vai. Ma the absolute nature. Ma ovviamente. Quindi la vera natura è sconosciuta. Anche noi. After all, dopo tutto, humans have proven their souls don't need distinct. Gli umani hanno provato che la loro anima non ha bisogno di queste cose per esistere.
Di Vedi? amore. Sì, Esatto. per... Ah, quindi lo sanno che sono stati gli umani a fare la guerra. Sì, te l'ho detto. Sì, lo so che me l'hai detto tu, ma non me lo devi dire tu, me lo deve dire il Ma gioco. aspetta, l'ha detto nel libro di prima il Sì, va gioco. bene. Ok, quindi potrebbe essere, perché vedi, anche qui ora ti sta dicendo che gli umani pensavano che queste doti dei mostri fossero superflue. E allora li hanno cacciati perché li ritenevano deboli o ripugnanti, magari. Non lo so, Basta, non dico più io niente. La scala parla. la scala non penso parli, né No, non tantomeno che si penso, possa va. Sposta salire sopra la scala. la scala. Non si può spostare la scala. Allora andiamo. Guarda la pianta. Guarda Ok, lo sto ora vedendo. fuori. Guardiamo la pianta. Vedi? Library. Library. Ed è una B. Dico io, ma cambiatela sta Praticamente c'è una scritta. B in più. Vabbè, ricordiamoci questa B in più, non si sa mai. Libreria, è come se fosse librerbia. Ora qui c'è Ma una vai con casa. la Secondo, posta, fammi osservare prima, perché c'è una casa. quanto sei curioso. Perché c'è una casa con due cassette delle lettere? Dico perché c'è una casa con due cassette delle lettere? Perché secondo me lì al lato c'era un'altra casa. Invece c'è la libreria. Ma poi scusami. No, hai ragione, non lo Smell so. Vladislav Papyrus. Ah, sono le cassette delle lettere di Papyrus e Sans. Ok. Ah, per questo c'è pieno. Look inside, E sarà yes, vuota, it's empty. ovviamente. È Mentre questa vuota. qui è quella di Sans. Vai. Some mailbox overflowing. Che significa With overflowing? 100 piena di spazzatura, di junk mail. Ok. Overflowing significa Sì, traboccante. piena. Di junk With mail, di unread spazzatura. junk mail. Sì. Però non ci dice che è di Sans. E magari perché Non non dice più possiamo niente. leggere, Leggiamo no. le Non lettere. possiamo, dice solo questo. Curiosiamo. E ti dice che è spazzatura. Comunque. Vai avanti, dai. Però potrebbe essere di. Scusate. Potrebbe essere di Sans perché magari è aperta e non riusciamo a leggere il nome. Sai, Potrei pure chiuderla io li però. vedo un po' tipo Papyrus, quello che Che non vede dice. l'ora di essere chiamato. No, dice no a tutti. E Sans invece è quello che dice sì a tutti. Quindi arriva tantissima posta spazzatura perché arriva adesso quello del folletto. Dai, ti vuoi iscrivere alla nostra newsletter? Riceverai le offerte. Lui sì. E arrivano tutte queste offerte. Però è anche strano, mi viene da pensare che queste due cassette delle lettere sono l'opposto di quello che abbiamo visto dove c'erano le sta dove c'era la statua di Papyrus. Esatto. Perché noi abbiamo visto un Papyrus con una statua bellissima, perfetta, grande, imponente, e un Sans che era un mucchietto di neve con la scritta Sans. Mentre qui è l'opposto, abbiamo un Papyrus che non si caga nessuno, che la cassetta delle lettere è totalmente chiusa. E un'altra che mi viene da pensare sia di Sans, strapiena di lettere. Spazzatura, però comunque strapiena. E qui c'è una strada nascosta. It's locked. C'è una It's porta. locked, quindi è chiusa. C'è una porta chiusa dietro la casa. Ok. Vediamo chi ci abita qui. Ma vuoi vedere che è la casa degli scheletri? Tu dici? Sono le Vai, cassette. entriamo. Anche questa è chiusa. Entra dalla finestra. Prendi Entra dal balcone. Aspetta che salgo sull'igloo. il coltello che abbiamo negli oggetti. Salgo sull'igloo ed entro nel balcone. Qui c'è un capanno degli Questa attrezzi. no, la casa quella bella è la casa Di di Papyrus. Papyrus, quella Di vecchietta di Sans. Sans, in quella puoi entrare, sono Può sicura che darsi. puoi entrare. Entra. No, chiusa. It's locked from the inside, dall'interno. Quindi c'è qualcuno dentro. Dobbiamo insistere un pochettino. Basta. Continua a essere chiusa. Una porta qui dietro, una finestra, nulla. Non Qualcosa è... di segreto qui. Odio No. le porte chiuse. Niente. Quindi qui andiamo dall'altra parte.
Va bene. Salviamo. 298 che cosa? Cosa sono 298? I minuti, 298 minuti. 6, Ah. 12, 8, 5 ore, praticamente. E va Dove bene. andiamo? Comunque è troppo carino sto diavoletto. Ma non è vero, ma... C'ha pure le croci negli occhi. Ma vedi tu che carino. Andiamo su. Diavolo con le croci negli occhi. Dai! Andiamo su. Ma non possiamo andare a continuare quella strada, No, perché secondo noi scusami. lo usciamo dal villaggio. Qui invece c'è un altro pezzo di villaggio. Cos'è quella cosa lì a terra? Un pezzo del pupazzo di neve, dei Con sopra baffi. una coccinella. Ah, quella verde dici. Una Dove coccina. vai? Vedere un po' i dintorni prima. Guarda che lancia i blocchi di ghiaccio in acqua. Vedi? È uno che fa il blocco di ghiaccio. È Lo neve vedi? artificiale. Appunto perché Ma vogliono. non magica, cioè nel senso artificiale. Sì, ma perché vogliono far sembrare il tutto così naturale. Può darsi, sì. E magari perché getta il ghiaccio in acqua? Tu perché metti il ghiaccio in acqua? Per Per farlo sciogliere? raffreddare. Per Quindi raffreddare. viene in mente questo. Perché magari. Non possiamo parlare. Per raffreddare oppure per far aumentare il livello e farli annegare tutti. Tu devi vedere anche una visione negativa di tutto ciò. Ci sono i pesci là, sirene. È vero. Farli Parla con la affogare. coccinella. No, Ma non era così, secondo me mi sembra un cappellino. guarda com'è una coccinella, ti Mi faccio sembra un vedere. cappellino. Vai, vai. Let's play Monsters and Humans. Ma si mossa. Si muove. You aren't gonna make me. You aren't The gonna make me be the human again, are you? Che vuol dire? human. Tu non stai Make me be the human. Ah, facendomi ok, stanno essere. giocando mostri e umani. E Sì. Esatto, quindi mi stai facendo fare di nuovo l'umano. tradotta così. Poi Sì. ci sono Buonanotte. dei baffi, qualcuno è caduto là con la faccia e ci è rimasto, secondo Ah. me. To To be be young young again, again. vorrei essere di nuovo giovane. The The world world sure sure left felt felt boundless. boundless. The world sure felt boundless. Allora, boundless è sconfinato, illimitato. Sconfinato. Ok, quindi da piccolo ti sembra infinito il mondo Felt è sconfinato. sentito, Sì, lo provato. senti. Vorrei essere di nuovo giovane così che il mondo mi sembri sconfinato. Dai, entra in casa. Che Ah, c'è? Dimmi, mi fai morire che. questo qui è il mostro. Questo qui è un mostro e Sì. questi qua sono i figli. Sì, Ah, sì? uno azzurrino e uno verdino. Quindi questo è un cappellino. Non è un Sì, è un cappellino! cappellino. Ma Sì, un piccolo cappello, un cappellino. no! Vi prego, chi c'è qua che ci sta ascoltando? Vi prego, dite che è una coccinella, Non è perché una veramente. coccinella, è un cappellino. Ma si vede che c'ha le Palesemente un cappellino. È cornina il cappellino dalla del figlio coccinella. di quello baffuto. Vi prego, scrivete Oh, qualcosa. ho bussato. Oh, what's a beautiful knock, Che bella addirittura. bussata. Maybe Maybe if I if I don't don't answer, I'll answer. hear it again. E se io non busso più? No, Vai, no. bussa! No, perché quello lo vuole sentire di nuovo. Se io busso di nuovo, quello dice, ah, che bello, sì, continua a bussare. Invece, se non busso, apre la porta. E io non busso più. Ok, dai, busso. Ah, my patience worth me. La mia pazienza, vedi? Dovevo stare più tempo senza bussare. È puzzato di nuovo. Ma aspettiamo, per farci apri. Non dovevamo bussare. Se ora non ci apre più? Vabbè. Mentre lui apre, io bevo.
non ci apre più. Dai, prova adesso. Ora apre, sono sicura che ora ti apre. No, non apre più. Sì, la prima, ti apre. Prima. Però non ha senso, però... Non c'è un modo per inquadrare questo bel faccino? Più da vicino? No, ormai è rimasto così. Non ci apre! Oh, dobbiamo fare tipo per andarcene. Una volta sola dovevo bussare. Proviamo a cambiare zona e ritornare. Ok. Ok. Basta, ora non busso più. Ok, aspettiamo. Potresti aprire un po' la porta, sento caldo. Ma io c'ho la coperta. Copriti, e tu caldo. Spogliati, scusami. Non ti dare. Grazie. E quindi? Però mi viene la febbre. Allora, gli diamo un altro minuto. Ma io non ho più intenzione di bussare. Dai, non ci credo che non apre. Cioè, se dopo tutto questo apre... Se qualcuno ha fatto questo gioco, ci consigliate qualcosa che dobbiamo fare? Possiamo No, non si spoilera. Dobbiamo essere noi a... Ma io ho detto consigliare, non... No. Salvo che non sia proprio una cosa... No, se non lo fai ti perdi tutta la cosa più importante del gioco, il segreto più grosso. Allora lì ci potrebbe stare, ma altrimenti no. Dice sempre le stesse cose. Senti, andiamocene. Sì. Rimango. Sì, faccio l'ultima e andiamo. Busso l'ultima volta e andiamo. L'ultima volta. Busso l'ultima volta e andiamo, ok? È un pazzo. No, non ti dico, giusto il tempo di bussare l'ultima volta e andiamo. Mica sto lì un'ora a insistere finché non apro. Amo, basta. Sì. Andiamo. Basta. Basta. Ragazzi, la live è finita stasera. No, l'ultima volta però e basta. Comunque con il lupo che butta il ghiaccio là non ci puoi parlare. No, non mi fa parlare. Vabbè, andiamo avanti. Oh, il mare, di nuovo. Mare. E perché? Aspetta, la musica. È scomparsa. Però quello lì è un muro. Quello lì non è acqua, quella in fondo. È Toriel. È solo il numero di Toriel abbiamo. Almeno che non è quel bigliettino. Qualcosa a che fare con quella canna da pesca col bigliettino. Sì, canna da pesca, sì. Can I speak to G? G. G di che? Wait a second. Aspetta un secondo. Is this the wrong number? Oh, it's the wrong number. The wrong number song. Ma seriamente? Ti piace questa canzoncina? Aspetta. Cos'stai cantando? Magari se facciamo questa... Sai i tastini del telefono che hanno i suoni diversi? Ti. Magari se la fai esce fuori un... Ok, vai avanti, se ti risponde, se ti dice qualcosa... Oh, it's the wrong number, the wrong number. Ah, è la canzoncina che fa così. Wrong. Na 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 na. È il testo della canzone, questo, hai capito? Click. E quindi? Non ce l'ho? Il dottore non risponde. No. Non abbiamo messaggi, niente. No. No, GD? No, gli unici nomi che conosciamo per ora sono Papyrus, Sans, Undin, Andain, and quello di là. Quello di là.
basta. No. Guarda, non ti chiamo più. E quello non mi chiama, e questo non mi apre la porta, mo la sfondo. Non mi posso far sentire la canzoncina del telefono. Ma veramente te la sei già memorizzata? Perché io già l'ho scordata. No, comunque ci deve essere un modo per aprire questa porta. Dà un Non c'è, fastidio. basta, andiamo No, mi dà avanti. troppo fastidio. Ho paura di perdere qualcosa. Oh, è tornato l'autista. Colonna sonora, mo se diventa la colonna sonora, cioè veramente abbiamo problemi qua. Ma scusami, lì aprilo solo se ti serve. Ti conviene tenerlo acceso tutto il tempo? Sì. Ora ci chiamo. Oddio, amamo. Guarda, guarda, guarda. Bufera Che sta succedendo? di neve. Cos'è E nebbia? qui è bufera di neve. Non abbiamo lasciato strada indietro, giusto? Sì, quella di dovevamo precedere di là. E questa qui è. No, questo sei salito su. No, sono risceso, te lo sarei persa perché eri girata. Sono risceso e sono andato a destra. No. Oh oh. E Mo che facciamo? mo? Scusa. Papyrus. Human. Il momento della lotta con Papyrus. Permettimi, to tell you about some complex feelings. Quindi permettimi di parlarti di complex feelings. Di tipo sentimenti, Sì, ma di complex, per cosa sta? Complex compleanno? non credo. Complex sta per Ah, complesso, ok. complicato. Complicato. Quindi permettimi di parlarti di qualcosa di complicato. Qualcosa come The joy of finding another pasta lover. La gioia di aver trovato un altro amante della pasta. E quindi questo l'abbiamo sbloccato perché gli abbiamo detto a lui. No, Abbiamo assaggiato la pasta. No, noi gli abbiamo detto non che l'abbiamo non l'abbiamo mangiata. mangiata E però noi. gli abbiamo detto che eravamo amanti della pasta. The Ah, ok. admiration for another puzzle solver. L'ammirazione per un altro ammiratore del puzzle solving. Sì. Il desiderio to have Where a cool cool smart smart person think think you you are are cool cool. tool. Ci vuole sostituire a Sans. Io Ma se finalmente ho Sans ci trovato la mia anima sorprende. gemella, appunto, no come quello scemo di Sans. This Questi? feeling, they must be what are you feeling right now. Questo deve essere quello che provi in questo momento. I can hardly imagine what it must be like to feel that way. È che posso difficilmente immaginare cosa it must be like to feel that way. Dovrebbe essere Immaginare what it must come be potrebbe like essere to feel cosa that potresti provare after all, dopo tutto, Sono io sono contento. grato. I don't I ever really wonder. wonder Non ho mai what having desiderato. lots of friends is like. What having. Quindi, non ho mai desiderato. What having lots of friends is like. Tipo, non ho mai chiesto tipo di avere degli amici così. What Cosa tipo having lots ah molti amici is cosa like. Non ho mai com'è chiesto di avere avere molti. molti amici? Non ho mai chiesto di avere molti amici. I pie to you, che significa amore. Lonely human. Pie to you significa ho compassione di te. Sì. È Lonely umano solo. human. Worry not. Non ti You shall be preoccupare. lonely. No, non sarai solo ancora per molto. Shall be. Sì, non sarai solo ancora per Ok. molto. Io, il grande Papyrus, sarò il tuo best friend forever. No, no, no. This is all wrong. Questo è tutto sbagliato. I cannot Non be your posso essere tuo friend. amico. You are Sei un human. I umano. must Devo capture you. catturarti. Then Then I can can fulfill fulfill my lifelong dream. Posso your coronare il mio sogno. sì, significa Sì, posso soddisfare, coronare il mio sogno. diventare più Potenza, forte, popolarità, popolare, prestigio. prestigioso. Questo è Questo è Papyrus, Papyrus, il il nuovo nuovo membro della membro Royal del. Guard. Quindi secondo me E ci in combatte. realtà
Allora, Loro sono buoni. chi loro? Loro, la popolazione, gli abitanti sono Buoni buoni, riguardo a solo che? che i superiori ci danno la guerra, ci fanno guerra a noi, secondo me, umani. Sì, nel senso sono buoni, nel senso che non sono mostri cattivi che vogliono mangiare le persone. Almeno non questi che abbiamo incontrato per il momento. Papyrus blocks the way. Allora, Sans ci aveva detto che gli attacchi blu di Papyrus, vabbè, ovviamente non devono essere schivati perché in quanto attacchi blu non fanno male. Esatto, per il blu no. Allora, check, flirt, insulta. Flirt. Flirt. Ce lo dobbiamo fare amico. What's flirting? So you finally reveal your ultimate feelings. Well, I'm a skeleton with very high standard. I can make spaghetti, I have zero redeeming qualities. Redeeming, cioè? Significa redentrice, redentore, salvifico, redentivo, positivo, Come riscatto. possibilità? Tipo, non ho possibilità di riscatto, oppure posso fare gli spaghetti? Spaghetti. I can make spaghetti. Oh no, You are you're meeting meeting all all my my standards. standards. Tipo, conosci i miei gusti, tutti i miei gusti. Esatto. I guess this means I have to go on a date with you. Quindi penso che questo significa di avere un appuntamento con te. Let's Let's date date dopo che later ti avrò after I catturato. talk to you. Però io veramente non è che volevo. Fargli capire che mi Infatti. piace. E sta pensando cosa indossare per l'appuntamento. Flirt. Oh no. Let's date later. Later. Ma per ora tutto ottimo. E continuo a fare flirt. You flirt, but to no Ok, avail. Non funziona. significa Non funziona. avere, usufruire, utilizzare, But to disporre. no avail. Seems acting. Want non vuol dire Escalate escalate this this battle. battle, Seems quindi acting. cioè Don't non escalate. significa che se agisci non vuol dire che non ci Escalate. sarà una battaglia, ecco. Escalate significa tipo, non lo so, aspetta un Perché attimo. acting, act scritto Abilitare maiuscolo? appunto, perché secondo me è tipo Perché mi sta dicendo indicare, act, flirt, act. sì. Ci sta dicendo di continuare. Flirt act. Comunque vedi che è molto semplice la battaglia. Ci sono sti Sì, ma non ossicini è che una passano battaglia sotto. questa, sì. E secondo me ci sono questi ossicini che passano sotto perché per come abbiamo agito per ora ce lo siamo fatti amico, quindi non è aggressivo con noi. È molto semplice da evitare, da schivare. Cioè, è il più facile di quelli che abbiamo fatto finora. Che dobbiamo solo stare fermi. Cosa che dice? Papyrus, Dubs, MTT Brand, Dubs. Bishi Cream, Behind His Ear. Dubs significa tocchi. Ah, vedi. Massimo conferma. Che Cosa? come ti dico io, perché ce lo siamo fatti amici, è così semplice lo schivare le sue mosse. Chissà come sarebbe stato se invece li avessimo. Forse non dobbiamo continuare a fare. Secondo me neanche, secondo me devo mandare Perché veramente su non ACT. sta avendo il risultato. ACT, fai ACT. Che devo fare? Non c'è altro. C'è flirt. Io continuo a fare tutto. Cioè, insulta, non mi va di insultarlo. Ma non cambiano le frasi, cioè non sta Papyrus does. succedendo No, veramente so niente. che cambia. Attraction slime. Ok. Come? Dubs cos'era indossa? Dubs era Da indossa. Ma stacchi, tocchi, scusami, tocchi. che vuol dire tocchi? Tocchi. I tocchi tipo. Cos'è questo coso di qua? Ultima volta. Sì, dai, basta. No, ma non sta No, cambiando nulla. infatti.
Proviamo. Io farei Check. He likes to say no. Niente. Comunque sei un poco fuori is inquadratura. Sei un poco cackling, fuori inquadratura. cackling. Ok, allora sono centrata. Ridacchiare, Sì. cackling. Un altro flirt e poi insulta. Ok. Vai. Rat. C'era scritto qualcosa di diverso? Avevo visto un No, non l'ho rat. letto. Che bello, seguiamo la live. Ah, cacchio. Sta preparando la bonus Un attack. attacco d'osso. Vabbè, ma è sempre questo. Cioè, non è che perché sta preparando un attacco. Strain guard to play. It's cool. No, ma cioè, hai mai fatto caso che c'è scritto Bill level 1? Sì. Quindi abbiamo dei livelli. Sì. Solo che non siamo mai saliti di livello perché non abbiamo mai sconfitto nessuno. Cioè, non abbiamo mai combattuto nessuno, ma abbiamo sempre risparmiato. Chissà se risparmiandolo. No, sempre le solite Rattling, frasi. Sì, basta. trema. Cioè, rattling. Proviamo insult. Oh, selfless. Oh, selfless. You want me to feel better about fighting you. I don't deserve such hospitality from you. Ma l'hai attaccato? Cioè, Sì, insulto. insultato? There is no need to lie yourself. Non c'è bisogno di mentire a te Cioè, lui lo stesso. sa che comunque anche Your noi gli bars vogliamo hide bene. hidden affection. Hidden è Sì, nascondere. in realtà mi Your vuoi bene. emotional cactus. Però finché cambia il dialogo e qui va bene. Don't Don't waste waste. your words on me, quindi Non gettare le tue non parole su di sì, non me. perdere le tue parole. No, non gettare. Mi stai dicendo non sprecare parole Non con sprecare, bravo. Whispers, quindi me. You insult, risvegliare. but to no avail. Seems acting Tanto. won't escalate the battle. Don't E waste all your words on me. Quindi anche qui siamo arrivati a un punto morto. mo che facciamo? Proviamo di nuovo a flirtare. Vediamo se è Facciamo cambiato flirt. qualcosa. Flirt, acting. No, se le stesse cose dice. Sì, ma questo act non Poi è fight. Uccidilo. che no. Recycle, che cos'è? Pietà, so you won't fight. Then Then let's let's see see if if you you can can handle handle my my fable. Ah, ok, fable. l'attacco blu, quello che dobbiamo stare fermi. Ok, Then leggendario. let's see if you can Non ho capito. handle, che vuol dire? Puoi prendere. No, ma Ma infatti dobbiamo aspetta, solo aspetta. stare fermi. Ecco, Gestire. vediamo se riesci a gestire il mio attacco, il mio leggendario attacco blu attack. E questo Perfetto. è Aspetta, la musica. risa. Perché sono diventato blu io? Devi stare fermo tu. You're blue now. Sono stato fermo, ma mi ha colpito. Allora ti devi Mi devo muovere tu. muovere. Vai. That's my attack. You're blue now. E quindi? Flirt ancora. Tu It's devi too busy andare. fighting. Ora ti dice fight. To flirt Esatto. back. Let's date. Scusa, se io faccio così? No, prendo danno. Non lo sto capendo. Quindi anche insult mi dirà la stessa cosa. Infatti, fight. Mi dice che devo combattere. Cosa non stai capendo? Cioè, se tu sei blu, no? In teoria, se colpisci comunque le parti bianche, non dovrebbe Aspetta, succedere. what I'm not thinking about that dating. Quindi what? Non stavo pensando that dating. No, ho sbagliato tasto. Mamma mia. Sapevo lo prendevo. E
Qui starò ancora fermo. Cos'era spuntato su? No, non lo so, io stavo prendendo l'acqua. Dovevamo vederlo lì, spuntava dopo longer to jump higher. Hold up longer to jump higher. Allora, dice premilo di più per saltare più in alto. Ma il problema non è qua, il problema è... Prima ci sono rimasto fregato perché ero all'angolo. Ok. Miss. Okay. Mi use my special. Non farmi usare il mio attacco speciale. E invece io te lo farò. Oddio, ci muoio qua. Ci muoio qua. Ci muoio qua. Che ansia. Fammi ricaricare la vita. Recycle era quello che curava. In entrambi, solo Recycle c'è. Again, almost taste my future pure. Addirittura. Già posso assaporare appunto la mia coppaletta. Qui devo stare fermo. Perfetto. Che stronzo! Qui continuo a fare così. Papyrus. Head of the Royal Guard. Si testa, quindi lui vuole prendere il posto di Andin. Reale. Vabbè. Vuole far morire. Vabbè, è tipo un mini boss, quindi ci sta. Però vedi che continuano a cambiare e continuano a dire pure cose diverse. Unparalleled spaghettore. Spaghettore. Sarà tipo il gladiatore, no? Spaghettore. Fammi usare un altro di quei biscotti, va. Li ho comprati apposta. Andin will be really proud of me, sarà fiera di me. Ho saltato troppo presto. Ok. Continuiamo a stare fermi, ha cambiato lato. The king will trim a age. Will trim. Age in the space of my smile. Comunque non stanno. Ah, mi fa troppo ridere. Notte. My brother will, well, he won't change very much. He won't change, non vuole cambiare molto. Uff, non sono per niente bravo in queste cose. Fear ancora. Secondo te devo continuare a... I have lots of, ho molti ammiratori, ma insomma, a giudicare dalla casella di posta mica... tanto. Will anyone like me as sincerely as you? Comunque non si può giocare con l'analogico, con le freccette va giocato. E vabbè, la prossima vita te lo sei perso questo. Quelli che si muovevano. Oddio, quando finisce? Someone like you is really... Qualcuno come te è veramente difficile da trovare. Ah. E... Smell like bones. And dating might be kind of hard. Sta cambiando. Oh. Guarda, no, alterna i bianchi. Bianchi. Ai blu. Mamma mia. Uf, come li ho scansati. Ah, sta considerando le sue opzioni, Papyrus. Sta per cambiare qualcosa. After you're captured and sent away. Oddio, ho perso. Ti prego, non mi far fare di nuovo tutto da capo. Who cares? Give up. Oddio.
He's trying hard to play at cool. Give up or face my special attack. No. Mamma mia, il disastro. Yeah, very soon I will use my special attack. Sì, ma io non ci arrivo. Ho finito pure le cure. Stronzo. Forse neanche l'ultimo. Non ho neanche l'ultimo pezzo di biscotto. Secondo me comunque continuerà bandage fino alla fine finché non muori e perdi no, tutto. No, non penso che altro dei bandage. Kind of gooey. Not long, they will. Dai, ero fermo lì, non è vero. This is your last chance before my special attack. Impossibile. Che faccio? Devo usare un altro strumento. Rimane la fetta di torta o la caramella? Cosa uso? La caramella. Dici la caramella? Un licorice like. My special attack. Ma perché c'è un cane che tiene un osso? What the heck? Secondo me non c'era bisogno di usare la caramella, secondo me finisce qui. That's my special attack. Ehi, hey, you stupid dog. Guarda gli occhi del cane. Do you hear me? Stop munching on that bone. Ehi, hey, what are you doing? Torna qui. Con il mio attacco l'attacco speciale era l'osso. E lui si è mangiato l'osso. Oh, bene. I'll just use a really cool regular attack. No, dai, ancora. Mannaggia. Questo è un attacco assolutamente normale. Lo spero. Mamma mia, disastro. Guarda, mi sono distratto, pensavo fosse finito. Cool, ma che cos'è? Cool dude. Ma che cos'è? Ma che ti stai perdendo? Oh, amo. Ah, sì, vabbè. Ma no? Ma che cosa stai facendo? Ti prego, dimmi che è finita. Non ho più cure. No, 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 questo qua mi vuol fregare. Ti prego, dimmi che non c'è altro. Vado a comprare tutti i biscotti che c'è al negozio. You can't defeat me. È finita. Oh, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia. Tutte le cure si è mangiato. I can see you're shaking your boots. Therefore I, the great papyrus, select to grant your pity. You pity. I will spare you, human. Avrò pietà di te. Now your chance to accept my mercy. È certo che accetto la tua pietà. Ce l'abbiamo fatta. Finisce là. Stop someone. I can't even stop someone così. Addirittura. Non posso fermare qualcuno di così debole. Andy's going to be. Sarebbe in disaccordo con me. No. Sì. Sarà in disaccordo. Sì, sarà. I'll never join the. Non entrerò mai nella Guardia Reale. Sarebbe il creatore di sto gioco è poco drogato. Perché? Ma poco tanto drogato. Per la battaglia quella con tutte le ossa strane. My friend. Il creatore di sto gioco ha fatto pure Deltarune e deve uscire Deltarune 2. Magari riusciamo a farli tutti. Sempre giochi. No, però sempre in stile questo gioco. Okay. My friend, quantity will remain stagnant. Quindi vabbè, pochi. La quantità dei suoi amici è sempre la stessa. What should you say? Let's be friends. What a loser. Let's be friend. Really? You want to be friend with me? Well then. I guess. Ma io penso che non lo I guess essere. I can make an ally once for you. Quindi potrei essere un alleato per te. I can make. Posso fare un'eccezione.
Fa forse posso fare un'eccezione per te. We haven't even had our first date. Un'eccezione. We haven't even had our haven't even. Haven't significa non ha nemmeno, quindi non ha Non abbiamo neanche avuto nemmeno il nostro avuto il primo proprio appuntamento. appuntamento, And I've eppure. already managed to hit the friendzone. Ho già managed. Managed significa gestito, Ho già gestito to hit, quindi ho colpire. colpire la friendzone. Sì, hit è Vabbè. colpire. Che Vabbè, ho cosa vuol già. dire? Secondo me tipo che è già nella friendzone. Who knew that I needed to make pulse? Chi sapeva che Dettagli tutto che quello di cui avevo bisogno, to make make pulse. pulse, che significa pulse? Ah, avere amici. To Quindi give people chi doveva awful dirlo che l'unica puzzle. cosa was to give people awful puzzle. Awful, quindi brutti puzzle. Sì. Perché And then fight them, lui quindi pensa che quindi cioè dice siamo combattere. diventati amici perché ti ho sottoposto a brutti puzzle e abbiamo combattuto. Quindi fa chi lo doveva dire che per farmi un amico avrei dovuto fare queste cose. You taught me a lot. Taught? È il passato di taught, prend. No. Sì. Sì, mi hai preso molto. Sì, esatto. I Aspetta. hereby Sì, grant ragione. you permission to pass through. I hereby grant you. Quindi ti do il permesso di passare avanti. And I'll give you direction to the surface. Addirittura. Quindi Addirittura, ci fa veramente. passare, ci c'è pure Ci darà la strada da fare per andare in direzione. superficie. Ok. Continua. Forward. Ok, dritto, Sì. no? Finché non raggiungi la fine della caverna. Sì, end of the cavern. Ok. Dritto, ma lì. Cioè, Sì, abbiamo. ci sarà la strada. Però stavo pensando. Cioè, lui ci sta dicendo di andare dritto finché non raggiungiamo la fine della caverna. Ma lo shopper all'inizio ci ha detto che i mostri erano usciti dalla caverna. No, aspetta, lui parlava delle rovine o delle caverne? Delle rovine. No, delle No, delle rovine. caverne. Allora, lui sta dicendo, continua dritto finché non raggiungi la fine della caverna. Then, when you Ed è reach the caverna path al across the singolare. barrier. Caverna al singolare. Poi dopo, quando raggiungi la capitale, attraversa la barriera. That's the magical seal Seal trapping us. trapping. Intrappola noi. Intrappola. Ci intrappola. Qualsiasi Sì, cosa può entrare, ma nulla può uscire. Tranne qualcuno con un'anima potente. Come te. Questo perché il re wants to acquire a human. Acquire, che vuol dire? acquisire, avere. Voleva acquisire un umano. Ok. Want to open the bar with soul power. Ok. Il piano del re è questo. Catturare un umano con l'anima potente per poterlo usare per aprire la barriera. Then, as monsters can return to. Dopo, noi mostri potremmo trovare. Oh, I almost forgot to tell you. To reach the exit, you will have to pass attraverso il castello del re. Il re di tutti i mostri. Is a big footy pushover. Un grosso peloso pushover. Significa pollo Pollo. sfocato. Pennuto. Ok, sarà un altro animale, giustamente. Everybody loves that guy. Tutti amano quel ragazzo. Sono certo Che che se tu se tu dici dirai scusi, scusami, signor Mr. Dreamer, Dreamer Dreamer, è il re. Can I please go home? Posso andare a casa? Dreamer. il re. He'll guide you right to the barrier himself. Ti guiderà fino alla Secondo barriera. Comunque, me no.
That's no talking, abbiamo parlato troppo. I'll be at home, being a cool friend. I'll be. Sarò Sarò a a casa, casa, being a cool friend. essere un buon amico, per essere un buon amico. Forse ti sta dicendo tipo sarò a casa se sarò un buon amico, essendo un buon amico. No, facendo il Feel buon free to amico solo. come by and have that day. Sentiti libero di come by, to come by. Passare. Ah, ok, lui dice in pratica puoi passare da casa mia in un certo Sì. senso, sentiti libero appunto di passare Ah, e avere ok. appunto e fare Per il nostro incontrarci. appuntamento, avere il nostro appuntamento. Ah, Ok. saltato. Era un salto. Era un salto bruttissimo, ma era un salto. Ottimo. Ok. Si cambia ambientazione. Ti passerò alle sirene. Però. Tornerei indietro. Devi andare. A salvare sicuramente. E a vedere se è cambiato qualcosa nel villaggio. Please don't enter the mysterious shack. Non entrare nella mysterious shack. You should learn privacy. Privacy. Rispetta la privacy. Should Cosa ci sarà qui dentro? scusami, qua è la casa sua, no? Sì, quell'account, questa qui Ah. grossa. Wow, you're so eager to date me. Allora, eager significa Buonanotte Massimo. desideroso. Buonanotte. Ok, quindi wow, sei veramente desideroso di incontrarmi. Io domani non lavoro, quindi faremo nottata qui. Magari domattina ci ritroverete qui. Stai provando Spero a di entrare in no. casa mia senza di me? That's really weird. Vuol dire È weird. tipo... no, ma non mi vengono certe parole, non trovo strano, bizzarro. Vabbè, siamo di pratica. Sì. So you come back to have a date with Came me? back. You came back. You must be really serious about this. I I'll have have to to take you take you someplace. someplace real special. A place I like to spend a lot of time. Ci vuole portare al grill, Biz? Sì, No, sarà da al qualche bar. altra parte. No, al bar ci porta. Che sta succedendo? Non lo so, ma poi cammina in una maniera buffissima. Ma ti rendi conto? Si prende per il culo. My house. Vai, bussa, ti prego. No, ci fa entrare direttamente. Là c'è una Allora, porta che sicuramente apre. quella a sinistra è la porta di Sans e quella a destra è la sua. Se vivono insieme. Che ne pensi? Ah, sì, può essere, sì. Che cos'è quella parete tipo Is my dama? brother's pet rock. Ha una roccia come animaletto domestico. Poverino. Simpatico. He always forget to feed it. Ah, ecco perché non Come al capisce. solito. I I have to have to take take responsibility. responsibility. The The rock rock is is so covered covered with in sprinkles. sprinkles. Sarebbero tipo coriandoli, no, coriandoli tipo le caramelle sprinkles. Sprinkles. Ah, i cosi di zucchero. Sì, I inglese. diavolini. Sì, Diavolini. tipo Sì, quelli là, bastoncini di zucchero. sprinkles. Zuccherini. Oh, la cucina. No, ma... Aspetta. Oddio, il pavimento che è così. It's Ah, ok. a dirty sock with a series of notes on it. Sans, please pick up your sock. Ah, so che è calzino. Ok. Don't Don't put put it it back back down. down. Move Move it. it. Ok. Ok. You You move move it. it 2 inches. Move it to your room. Move it to your room. Portatelo in camera. E Inches significa tipo... non riportarlo giù. Ok. Sarebbero È le ancora qui. stecche di Didn't you just zucchero. say not to bring it back to my Ma non room? sono pollici, centimetri, sai? Sì. Inch. Didn't you just say not to bring it back to my room? Non ti ho già detto di portare indietro qualcos'altro nella mia camera? Forget it.
praticamente c'è questo calzino a terra e loro che si scambiano tutti i messaggini uno sopra l'altro. C'hanno pure la TV, you touch the couch. coach. It makes a jangling sound. You find a bunch of loose coins inside. Salute. Scusate. Abbiamo ricevuto 20G. 20G. Posto? Un po' d'allergia, sì. Accendi la TV. Oh, it's my it's favorite my game show. Game show. Stay tuned for a new program. No, MTT. MTV, MTT. Well, it's usually better than this. Di solito è meglio di così. Questo è un episodio cattivo. Non giudicarmi. Un libro. It's a, un libro di battute, di barzellette. Take a look inside. Yeah, inside the joke book was a quantum physics book. Hai capito? Allora, inside the joke. C'è un libro di fisica. È una copertura quel libro di battute. E sai cosa stavo pensando 2 secondi fa? Che non te l'ho detto, però lo stavo pensando. E questa cosa conferma quello che sto pensando. Che è Sans che è il cattivo. Non è lui, Papyrus. Perché? Primo, perché quando siamo usciti ce lo siamo trovati davanti, quando siamo usciti dalle rovine. Sì. Però gli dici, vabbè. Vabbè, fino a un certo punto, perché era invisibile e ci ha seguito. Poi ci ha fatto nascondere dietro la lampada e non ha dato importanza al fatto che noi fossimo nascosti lì dietro, perché insisteva con Papyrus con la lampada, quindi c'era la possibilità che Papyrus ci scoprisse. Cioè, se tu ci tieni così tanto, mi dici fatti nascondere in mezzo agli alberi, ti copro io. Invece lui ci ha fatto mettere dietro la lampada e poi ha pure rischiato di farci scoprire. Però la cosa più strana di tutte è che nella scorsa live, se ti ricordi, cioè se ti ricordi, l'abbiamo trovato davanti a quella grotta, quella dove in fondo c'era la porta. Sì. E oltretutto era pure tipo doppio, che noi camminavamo e ce lo siamo trovati davanti, abbiamo fatto un altro pezzettino e ce lo siamo trovati di nuovo davanti. Era come se ci fossero due versioni di lui. Magari dici una cattiva e una buona. No, 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 non so come, però era strano, sospetta come cosa. Poi arrivati qui non l'abbiamo più visto, però adesso qui troviamo questo libro di fisica all'interno del libro di battute. Il libro di battute penso sia di Sans, eh? Ok. Cioè, mi sa molto Sans di quello che sta facendo la parte dello scemo. Dello scemo, ma in realtà è più furbo sì. di quello che... Sì, sì. Mentre Papyrus è quello. Ci dice, io voglio entrare nella Guardia Reale, voglio catturare un umano, voglio diventare popolare. Invece quello lì non ci ha detto nulla di sé, se ci pensi. Non fa altro che dire stupidaggini e fare battute. Sì. Potrebbe essere, sai? Sono molto convinto di questa cosa. You look inside. Inside the quantum physics book was another joke book. Ok, questo qui mi fa un po' cadere quello che ho appena detto. Vabbè, aspetta però. Chi ha? Dice che all'interno appunto del libro di fisica... You look inside another quantum physics book. You decide to stop. Ok, potrebbe essere effettivamente una fesseria, però... Comunque, questa cosa che penso, un po' la penso. Allora, sì, però devo avere più informazioni sui personaggi. Sì, sicuramente questo. Cosa c'era in cucina? Hai guardato bene? Ancora no. Immagine classica. It always reminds me of what's important in life. Mi ricorda cosa è importante nella vita. Dici di fare prima la cucina? Sì, direi. Perché è così alto quel lavandino? Trash. Feel free to visit it anytime.
Cioè, questo qui è un fornello. Sì. Ok, my brother always goes out to eat, but recently he tried baking something, it was like a quiche. Ha cercato di cucinare una quiche. Sì. But filled with a sugary non-egg substance, quindi una sostanza zuccherina senza sì. uova. Oh, absurd. Frigo? Interessa il mio museo del cibo. Vabbè, ovviamente sì. Perché comunque loro sono scheletri, quindi in teoria non mangiano. Quindi cosa tiene il frigo? Ma in frigo? Perché sta tipo sta casa? Tiene magari del cibo, però... Cosa si può sfogliare, esaminare? Sì, sì, sì. Half of the fridge is filled with containers all labeled spaghetti. Vabbè, giusto, gli spaghetti. The other half contains nothing but an empty bag of chips. Quindi una borsa vuota, un pacchetto vuoto di patatine. Sì. Great fridge. E qua? Non capisco se è una porta. Impressed. I increased the height of my seat. Vabbè, ho aumentato l'altezza del lavello. No, il peso è... No, non l'altezza. È altissimo, si vede. Weight, è peso. Ah, sì, scusami. Now I can fit more bones under it. Take a look, see. Quindi... Oh! Lulu! Mare mio. Quindi caccia via quel maledetto cane. Maledetto. Ok, abbiamo scoperto che quella è la stanza di Sans. E perché esce quella cosa strana da sotto la sua porta? È fuoco. No, è multicolore. Stop plugging my life with incidental music. Smetti. niente, qui possiamo entrare. No, cos'è? Il tempio del cane. Sì. E questo qui secondo me... C'è scritto G. Sì, vabbè, la moneta G. Ah, ok. Sì, è la moneta, no? Sì, G. Questo qui mi sa due ipotesi. O è un qualcosa che Sins ha nascosto a suo fratello. Oppure magari Papyrus... Nello scavare è andato a finire per trovare questo tempietto così. O altrimenti è solo una funzione del gioco messa lì così a caso. Anche perché Papyrus non è entrato. E qui sicuramente possiamo fare delle offerte, non so a quale scopo. Dog Shrine. Shrine. Che significa? Donare. Shrine. Dognate. Dognot. Brillante. Santuario. Santuario. Santuario del cane. Donare. Dognate, dognot. Dognate, you put 1G. You feel like you're about to waste a lot of time. Quindi pensi di aver perso tempo. Perso un po' di tempo. Che vuol dire? One of 2G in the box. Dognation, livello 1. The box is filled with coins. Quindi non posso, però if you leave and return the donations will be used for something. Di tipo? No, no, non mi fa mettere niente. The ma nel full. Senso ora? Sì. Tipo subito? Esatto. O deve passare del tempo? Looks like the money was used to buy some fairy lights. Ah, vero, ci sono le lucette adesso. It was kind of dark in here. C'era buio, c'era una specie di buio. Sì. Ora ne chiede 4. Sì. Andiamo. Ma tu quante ne hai in totale, scusa? Un centinaio. Allora. Ne ho 123. Okay. Vediamo cosa c'è adesso. Cos'è? Kibi dango. Okay. I dango. Oh. Dumplings, they look slightly nibbled. Looks like the dog didn't like them very much. Rosicchiato, nibble. Il cane l'ha assaggiato ma non gli è piaciuto. Like so far the donation money has been totally wasted. Wasted. Sprecati. So far the donation money. E non posso farci niente. Vabbè, prossimo livello quanto ci sei? Dai, doniamo. Livello 3.
Chissà quanti livelli Ma il arriva. livello de... Oddio. It's It's some some kind kind of of inflatable una mascotte mascot. gonfiabile. It's not clear how this is Ora going to encourage anyone to donate. abbiamo le 8. Ma fino a 10 glieli darò sinceramente. Tanto sono 18 e 6, 24. E 4 E 4, 28, vabbè, 28. quindi 30 in totale, va bene, dai, si può fare. Cos'è quella cosa? Ah, il pupazzo di Oddio, neve! non me ne sono accorto. Non vedo dritto là. A framed photo of papyrus. Ah, ma non è. Una cornice, una foto incorniciata di papyrus. Looks like they're having fun making some kind of pasta. Cioè, più che altro non vorrei usare tutti i soldi che ho, ma li userei tutti. Però prima vorrei comprare delle cure. Livello 5. Si è Aggiungo i aumentato il passi. tempio, sì, è diventato più grande. Ora ne chiede 12. Demonio potuto increase the size. 13. Per ora no. Per ora no. Per ora fermiamoci qui. Andiamo a dare un'occhiata alle stanze di Papyrus e Fratellino. Vedi che non è fuoco perché, cioè, fuoco però cambia colore, un fuoco Vabbè, se cambia spirituale. colore è giustamente giallo e È arancione. verde. La stanza di Papyrus. If you have finished looking around, we could go in and do whatever people do when they date. Ma che cosa sono questi doppi sensi? Yes. Oddio. E c'è un'altra porta. Un Beh, l'ho letto letto così. da corsa. E ovviamente qui sempre ossa. Hey, those are all the attacks I used on you. Questi Questi sono sono tutti gli tutti gli attacchi attacchi che che ho ho usato su di usato te. su di te. Great memories. Seems like it was only yesterday. Sembra come se fosse ieri, invece era Esatto. oggi. You thought it's basically just happened, invece è appena successo, infatti. Un computer, comunque è strano computer, televisori. Molto strano tutto. That's my bed. If I ever get to the surface, I'd like to drive down a long way. Wind my hair, sun on my skin, of Ma course, quale that's just sun a che dream. non c'è? So, instead I cruise while I snooze. Dei pupazzetti. Action figures. A great reference for. Theoretical battle scenarios. Ok, quindi No. gioca, fa i combattimenti con l'action Sì. Why figure. do you have so many? Com'è che ne ho tanti? Well, let's just Beh, say. let's just say they are from a chubby. What Smiling is man name? who loves to surprise people. Chubby. Chubby, cos'è Chubby? Chubby, se non sbaglio, era tipo un pupazzetto. Chubby Bunny. Cos'è paffuto? Paffuto. Ah, Cicciottello. ok, un uomo paffuto, sorridente, che ama Yeah. fare sorprese alle persone, quindi gliele hanno regalate. Yeah, Yeah, that's that's right. right. Santa. Ah, paffuto, ci Ah, sono Babbo Babbo Natale. Natale. Action fig. Ah, basta, ok. Questi? Isn't that flag neato? Non è neato? E chi è E io neato? che ne so. Undyne found it at the bay, quindi abbiamo pure una La baia. baia. Vabbè, adesso il mare, no? I think it's from the human world. Wow, I know what you're thinking. Why would a human flag have a cool skeleton on Skeleton. it? Well, I have a theory. theory. I I think think humans humans must have descended from from skeletons. skeletons. E Quindi lui certo, crede gli che umani discendono dagli lui sia il scheletri. No, discendente. l'antenato. L'antenato. It's a bit up. Quindi non si possono le bandiera dei pirati. Ok. Chissà perché però hanno tolto tutta la musica. Internet, I'm quite popular there. Sono leggermente popolare su internet. Perché dovrebbe essere popolare su internet? Non capisco. I'm just a dozen Dozen away. away. Sono una dozzina. From Sì. From a a double double digit digit follower follower count. count. Che vuol dire? From a double digit follower count. Per il count dei follower. Scusami. Of course, fame has a step price.
Agilio Stroll has designed my online persona. Cosa vuol dire besieged? Assediato. Ha assediato il mio. Un troll. Quindi qualcuno gli ha rubato il profilo Sì. praticamente. Always sending My bad me puns. bad puns In a in a goofy goofy font. font. Puns Quindi always mi in manda sempre goofy. delle battute pessime. È suo fratello. Giochi di Sì. parole in È un carattere suo goofy. fratello che gli ha rubato il profilo e mi manda sempre dei pessimi giochi di parole con un font, quindi una scrittura Sì, goofy. ridicola, Sì, tipica. esatto. Libreria. The books, one of my favorites. Cioè, advanced puzzle construction for critical minds. That next book's another one of my favorites. Peek a boo with fluffy bunny. Peek a boo. Peek-a-boo. The ending always gets me. Nulla dica. Lui ci dice, so, if you've seen everything, Do you do you want want to to start start the the date? date? Bang the No, date? devi vedere la No, porta. sì, take your time. There are no skeletons inside my clothes. Ah, è l'armadio. Look in the closet, yes. Clothes are hanging Hang up? up neatly Niente inside. inside. Aspetta, hang up. Vabbè, Appese. sono attaccati, cioè sono stretti lì dentro. Vediamo la stanza di suo fratello. Secondo me non si può entrare però qui. The door is locked. Sì, Sans c'ha qualcosa sotto. Sans c'ha davvero qualcosa sotto. Aspetta. Buonanotte anche a te. Allora, Buonanotte. so, if If you you haven't have seen seen everything, do everything, you do you want want to to start start the the date? date? Yes. Ok, Ok, getting dating started. start. No, dai. Per No. incontro. No, vabbè. No, non è un On combattimento. your date. I've Actually, actually never never done this. done Non this l'ho mai before, fatto. but don't Non worry. preoccuparti, you can You can't spell. spell prepare without several letters from my name. You can't spell. Ah, ok. Puoi fare un anagramma col mio nome di Sì. I prepared. snagged. Aspetta. Snagged significa Ho preso in esattamente prestito un ho libro sugli inviato attentamenti. Ho preso o in prestito. rubato. L'ho portato a casa. Ho Ok, portato a casa un libro sugli appuntamenti dalla libreria. we're ready to have a great time. Let's see. Step 1. Press your controller's triangolo button for dating HUD. Che cos'è sta cosa? Feel so informed. I feel so informed. Sono così informato. I think we're ready to step two. Step two, ask them on a date. Human, I the great papyrus. We'll go on a date with you. Yes. Yeah, perfetto, really? Wowie. I guess that means it's time for part three. Step Step 3, 3. put Put on on nice nice clothes clothes to to. show you care. Ok, indossa i vestiti. Wait a second. We're We're clothing. clothing that bandana around your head. Sì, che la Ah, devi bandana che ho indossato. Ce mettertela. l'ho già. You're Ok. wearing clothing right now. Not only that. You were also wearing clothing You were also earlier wearing today. clothing. È presto oggi. È Earlier troppo today, sì. presto. You were also wearing clothing. No, could Could this it be? be? You want to date me from the very beginning. Cioè, you have wanted to date me? Tu volevi incontrarmi dall'inizio. Tu volevi avere l'appuntamento con me già dall'inizio. Ah, ok. Ma io non ci sto capendo No. niente.
You plan it Hai all. pianificato tutto. You're way better at dating than I am. Cioè, tu sei migliore Tu sei a... più bravo negli appuntamenti di me. Sì, no, you are No. dating power. Sei un dating power. Date power. Niente, niente. Don't Don't think think you're here. best at me yet. È una lotta particolare. Il grande Papyrus Never been beaten, non è mai stato battuto ad un colpito, appuntamento. esatto. E mai lo sarà. I I can can easily easily keep keep up up with with you. you. Posso riprendermi. Vedrai. Anche io posso indossare i vestiti. Infatti, I always wear my special. Indosso sempre i miei vestiti speciali. Underneath. Sotto i miei vestiti normali. Solo Underneath in caso qualcuno e sotto. Check me on it. Just in mi case chieda di somebody might need to uscire. ask, sì. Behold. Behold. Aspetta. Ecco Sì, pronto, qua i tipo. vestiti. What do you think of my Cool secret dude. style? I love it. No. A genuine compliment. Ma che cosa sta No, per qua succedendo? veramente non ci sto capendo niente. Non lo so di cosa si faceva Well, quello che ha creato questo comunque, gioco. veramente. You don't truly understand, non capisci veramente La il potenza potere nascosta di nascosto di questo questo outfit. outfit. Therefore, comunque, what you just said is invalid. What you just Quindi, said quello che tu non hai vale. detto, sì, this date won't escalate any further. Cioè, significa la stessa cosa di prima, non... Lui dice la stessa frase, escalate the battle. E qua invece dice escalate any Farther, further che vuol dire? significa farther. Significa ulteriore. Ok, questi. Ulteriormente, Ok, quindi... non escalate ulteriormente, va bene, ci siamo capiti. E se non trovi il mio segreto, se non scopri il mio Ok, segreto, ma ma non succederà. Posso move and inspect with X. toccarlo? Sì, mi sa di sì. E qual è il suo segreto? Aspetta, la musica di là ha suonato di più forte la musica. No, penso non c'entri niente. Sì, nei pantaloni, amore. Move and inspect with X. No, è la musica proprio che fa così. Ha un segreto. Ha un segreto. Qualcosa di strano. Boh, a me visto così il cappello viene da pensare. My My hat? hat, My my hat, hat? cap, My mia. hat? Well, Well then you then. found my secret. Hai trovato il mio segreto. I suppose I have no choice, non ho È un speranza. regalo. It's a present just for you. Open it. Certo che lo apro, il cervello. Oh, do you know what it is? No, è un piatto di spaghetti. No idea. Sì, certo, lo so, è un piatto di No spaghetti. idea. È un piatto di spaghetti, perché dovrei dire No no ai di? Ma idea. per quale motivo? Va bene. That's what we are thinking, isn't Sì, it? Right. giusto. But also wrong. This ain't any plain old pasta. This is an artisan's work. Non opera d'arte, non è un piatto di Silk pasta. Perfetto, spaghetti finally aged in an oaken cask. Proprio invecchiati schifo. dentro il teschio. Then cooked by me, Master Chef Papyrus. Human, it's time to end this. There's no way this can go any further. Quindi Non li ci devo sarà mangiare. modo che questo possa andare più lontano. E quindi io dovrei mangiare gli spaghetti che si è tenuto dentro la testa per non so quanto Sì, tempo. ti sentirai male. Però non mi va di farlo rimanere male per come è Appunto, lui. lo Io devi li mangiarlo. mangio. Eh sì, Dai, t'arrangi. mangio. No, poverino, non ci rimane male. You take a small bite. Your face reflexively Ah, scrunches è up. certo, ci credo. Il gusto è indescrivibile. What a passionate expression. You must really love my cooking. And by extensions, certo. Maybe even more than I do. Forse molto più di quanto io. Lo faccio io. È andata, è andata. L'abbiamo sconfitto anche qui. È Oh. andata. Human, it's clear now. You're madly in love with me. Madly. Vuol dire madly. I are madly, cattivamente
in love with me. Cattivamente me. Everything you do, everything you say, it's all been for my sake. Sake, sarà tipo lo fai per farmi piacere, bene. Per il mio bene. Human, I want you to be happy too. It's time for me to express my feelings. It's time that I told you. I, Papyrus, I, and boy, is it hot in here? Or is it just me? Fa caldo qui? You just... Oh, sono io. Oh, shoot. Human, I'm sorry. I don't like the way you like me. Ok, ci sta. Dice non mi piaci nel senso che capi. In senso, romantically, I mean. I mean, I tried very hard to... I thought that because you flirted with me... Ho pensato questo perché flirtavi con me. That I was supposed to go on a date Gli with you. Gli ho pensato di that uscire insieme. That date feelings would blossom forth. Significa molto di... Blossom forth. Ah. Forth. Significa... Then on the date, feelings would sbocciare, qualcosa con sbocciare. I sentimenti sono sbocciati, sono usciti fuori. Blossom forth. Allora, blossom. Sbocciare. Esatto. Scusami, qui no. Qui sì, to blossom forth. Anche dall'altro è di sbocciare, quindi sarà sì, questo. No, sì. Quindi then on the date, feelings would blossom forth. I would be able to match your passion for me. Cioè di combaciare la stessa... Vorrei, ti sto dicendo io vorrei provare quello che provi sì, tu. Sì, but Alas, I, the great papyrus. Alas, quindi... But Alas. Chi è Alas? Scusami. I failed. I feel just the same as before. And instead by dating you, I am only drown you deeper. Drown, cioè... Disegnato? Drown. Sì, tipo immaginato, no. Drown. Only drown you deeper. Disegnato. You deeper attratto. Into your intense love for me. Sono stato attratto a te. Sono stato attratto dal tuo intenso amore per me. A dark prison of passion with no escape. How could I have done this to my dear friend? Cioè, si è innamorato di noi. Questo è sbagliato. I can't fail at anything. Non posso... Fallire nel niente. Con niente. Human, I help you through these trying times. I help you attraverso... Ti aiuterò. Attraverso questi... Tempi di prova. Trying times. Non so I'll keep being your cool friend. Continuerò ad essere il tuo amico. Like this will never happen. Ok. E okay, farlo farò anche finta che non è successo niente. Esatto, sì. Continuerò ad aiutarti. You are dopo tutto, it will be tragic to lose your friend. Sarebbe tragico perdere amicizia, la tua amicizia. So, quindi per favore non piangere. Perché non ti vorrò baciare. Cosa? Perché... Non ti even have lips, perché non ho le labbra. Esatto. And è qua, è un giorno troverai qualcuno come me. Where? No. Non è vero perché nessuno è come me, non c'era manco bisogno di leggere. È andata. Oh. And if you have a need to reach me, here's my phone number. You can call me anytime. Platonicamente. Okay, well, gotta go. Ok. Allora lì ci siamo stati. Lui è andato non so dove, qui comunque non ci fa entrare. The door is locked. No, Sans chissà cosa sta combinando. Sans non me la conta proprio giusta. Possiamo entrare qui? No. Prova ad andare da quella dove hai bussato inizialmente. Però qui c'era una porta chiusa qua dietro. Sì, ci farò un passaggio. Anche perché comunque finirà qui la nostra avventura stasera. Sì, però dobbiamo salvare la partita. Il titolo è stato non azzeccato di più. Quello sta ancora lì davanti. Scusami, per andare avanti poi dove dovevo andare? E continuare da dove c'era Papyrus. Ah, sì, vero. Allora, fammi comprare un po' di cure prima. Vai. Costavano così tanto? 30?
Seriamente stanno così tanto. Cavoli. Ah, vabbè, li compro perché mi servono. Le posso. No, vendere non ho nulla da vendere. Qui non ho nulla da prendere. Monster, Tot Glove, Faded Ribbon. Tot Glove. Qui il tizio non si sposta ancora. E non si sposterà mai, La quindi. tizia qui. Guarda se C'era ancora al col bar coniglietto. c'è qualcun Sì, altro. assolutamente. No, No, sempre gli stessi. Ma invece, scusami, posso andare di fianco? per la Anche con porta. la porta che c'è lì, secondo me, grill by, sarà tipo una porta che ci fa andare giù, ci fa scendere. Quindi sempre lo stesso discorso, sarà toc toc. Ah, what a beautiful. Maybe if I don't answer, I'll hear it again. Maybe. Quindi, forse se non rispondo, lo sento di nuovo. Allora, aspetta. Rispondo. Andiamo di nuovo su e riscendiamo giù. Il problema è che non ci sono altre azioni che si possono fare salvo bussare. Allora, niente. Niente, secondo me ci voleva semplicemente dare un po' di speranza che qualcuno aprisse, ma semplicemente. Hai provato a riparlare con i sassi dopo No, ma non che. penso cambi nulla. Non ci hanno detto nulla fino ad ora, non penso ci diranno qualcosa Niente. di diverso. È finita qui, mi Basta. sa. L'unica cosa che farei prima di chiudere è un giretto indietro. Dove indietro? Indietro, tipo la caverna, Ma secondo me non quello che cambia vendeva nulla. gelati. Non Ah, cambia perché nulla qui qui. sta diventando di nuovo bianco? Boh. Ah no, nulla, semplicemente così. Non vorrei che sto fatto che qui diventa bianco c'è tipo una strada che non si vede. No, non credo. No, No, ci no, sono solo alberi. no. Là, Solo là, no. alberi. Vabbè, c'è l'acqua Non puoi nell'alto. fare niente. Non puoi interagire con l'acqua. No, l'unica era chissà qui ci fosse qualcosa di nascosto, ma no. Nulla di nascosto. Va bene. Facciamoci un giretto indietro. Torniamo qui in città. Salviamo e chiudiamo. Facciamo un giro pure negli edifici, tipo la libreria, se c'è qualcuno di nuovo. No, secondo me non c'è nulla Grill di by, nuovo. siamo già entrati. Qui ci sono loro. Un hotel. Qui c'è per. Vedi quella che ti dicevo che era ubriaca? Non so No, fosse quella non questa. è lei. Aspetta. C'era Grillby, la libreria e poi cos'è che c'era? Con il nome. Solo loro due, no? In l'hotel. Ma se tu ci fai caso, sia Grill By che Library By finiscono entrambi con By. Sì, hai ragione. Chissà che vuol dire. Vai. È questo? Ice it. Esatto. Ice it. We all live in the woods. Nella foresta, quindi viviamo tutti nella foresta. So no one can tell us, nessuno può dirci cosa fare. But now everyone ignore us. Ma ora ci ignorano tutti. I don't want freedom if it means no one's gonna pay attention to me. Non voglio essere libero se nessuno. Mi dà Se questo vuol dire attenzione. che nessuno mi deve dare attenzioni. Io te la sto dando le attenzioni, ti sto parlando.
Vivono nella foresta. Anche qui guarda che Vabbè, quella strano, sti alberi così. casetta. La cuccia del cane, quello che abitava qui, quello dentro Esatto, l'armatura. 30 G ho trovato. ok. Vero? Ottimo. Allora, qui giù c'era. Ma No! troviamo tutti quelli che abbiamo sconfitto? I hear there is a local tradition made of. Ah, vabbè. They are Sulle sue suffering. sofferenze, poverina, c'è una tradizione basata sulle sue sofferenze. Hai ragione. Anche sti occhi qui, cioè, vedi che strano. Allora, questi animali che troviamo qua, come il cervo, come i7, mi sembrano più animali, meno umani. Mentre Sì. quelli che abbiamo trovato nell'altra città, tipo dei Sì. negozi, sono più Più umani umanoidi. se ci pensi, no? Anche questi Guarda quella vengono casetta trattati. lì Sì. E sotto. dove si ci va? Non si ci va. Secondo me scendendo a Vai, sto punto. proviamo. Secondo me di qui si scende. Guarda, ci sono le No, no, stelline. c'era pure prima la neve. Hai sentito? Sì. Aspetta, riproviamo. Alzo il volume. Non mi dice proprio nulla. Una cosa non abbiamo fatto. Chiamare Papyrus. Nessuna risposta. Che tipo ti deve fare 3 volte? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non credo, amore, non c'entra Uno, niente. due. Comunque il simbolo è sempre quello. Non c'è più la casa. Come non c'è più? Ah, Ah, lì, sì, lì. scusa. È solo che ti devi mettere proprio sull'estremità per vederla. Te lo ricordi qui? E qui ci. Oh, guarda un altro cappellino lì di neve. Everyone with a hat. Tutti indossano un cappello. Indossano cappelli. Should the branch into a different item? Dovrei indossare qualcosa di diverso. Ice shorts. Shorts. Non so neanche cosa vuol dire. Ramo, figlia su branca. Perché? Branch. Don't have the same ring to it. Ice socks and sandals. Sans. Anche questo qui è molto strano. Molto, molto, strano. Devo iniziare a camminare premendo sempre. No, Sì. questo già l'abbiamo visto. Sì. The dog from here is. It's ok. Qui, no. Grill bias, I Ah. think. Quindi penso che il cane era qui alla grill bias. After work, all of the dogs go there to play cards together. But the dog, that dog doesn't really know how to express itself. So, Non infatti, capisco. è quello lì che diceva: mi voglio mettere il collare con le spunte, così da far capire che voglio essere messo al guinzaglio e portato fuori. Ah, ok, E sì. lei ti sta dicendo: quel cane non ha capito niente di come esprimersi. Ed è vero. Playing alone, so, e poi finisce quindi per giocare da solo. Invece, instead of introducing itself to the, invece di
di giocare con gli altri. E qui c'è sempre stata sta colonna. Base of Snowdog. Ah, Ah, era la quella che scultura. costruiva. Sì, La infatti. scultura. Ah, no, quindi parlava del cane quello che non parla, che Di finisce per questo. giocare da solo. On the floor inside is a box of murals. There is a camera. Vedi? Ci sono tutti quelli che L'uccello. abbiamo Eh sì. Perché combattuto. li abbiamo lasciati in vita, secondo Sì. me. E quindi ora li ritroviamo lì. As teens, life self-suffice. I nostri ragazzi vivono self-sufficiently off the fat of the land. Cioè, as teens, life self-sufficiently. Non ce la farò mai a dirlo. Vabbè, è una parola composta, quindi non te lo troverà lì. Of the land. Oh, and the box lunches my parents bring us Si è every day. sufficientemente staccato dal grasso della terra. Beh, esattamente questo voleva dire. Vabbè, in modo autosufficiente vivono. Sì. Il box per il pranzo che i miei genitori ci portano ogni giorno. Besides Snowy, We have to share ours with him. ma il topo potrebbe esserci qualcosa di diverso magari. Sì, secondo me pure. Che era qui. No. Sì, è qui il topo. Vediamo se c'è qualcos'altro dove c'era l'interruttore, un altro cappellino di ghiaccio. No, sempre l'interruttore. Ehi, hey, stop thinking. Smettila di pensare al mio cappello. Non stai pensando al mio cappello? Puoi, per favore? Esto, ok. Dai, ci passi. L'ho capito che c'ha la pancetta, però. No, ancora tutto lì. Spaghetti freddi. It's so cold. It's stuck on the table. Il microonde non funziona. E qui c'è sempre la lettera di papyrus. Qui c'è il cruciverba. Ah, il cruciverba. Mostri, Ah, scheletri, robot. sirene e robot. I robot secondo me si avvicinano molto agli umani. Ci sono le telecamere. Sì. Già. Già, qui su cosa c'era invece? Ah, la coppia di cani. Is I'm there. hers. Perché hers? Perse la sua. Guhuhuhu, as teens rule these woods with a smaller than adult fist. All these fools with a smaller than adult fist. Quindi dice ai nostri bambini rule these woods, rule cosa abbattono. Regolano queste foreste with a smaller than adult fist. Regnano. Regnano queste foreste. With adult fist. Adult fist. Ah, qui sopra c'era la canna da pesca. No, il pupazzo di neve. Vediamo che ci dice. What How? I'm doing. By eye, vabbè, ok. Niente, solo questo dice, null'altro. Chissà se succederà qualcosa quando lo mangerò quel pezzo di pupazzo di neve. No, secondo me Dici? semplicemente non gli porti nulla al confine, poi se Out of lunch.
Questo qui era la casetta di Ormai non dobbiamo Papyrus. andare indietro. Vabbè, ormai. Però hai visto, siamo andati indietro, abbiamo visto tutti gli animali, tutti questi. I ran away from home. Why? Because my father was so cold to me. What? He just a joke. Look at it. Ah, questo qui è quello che voleva sempre le barzellette, ricordi? Qui era la canna da pesca, qui su. Ma non E l'avevamo si è rimessa a mollo? spostato. Call me. Decide. Decide not to. Ma sei io. Sta cosa che dice you decide no, di non chiamare. Non mi sembra proprio giusta. C'ho pure il telefono, non posso chiamare. La lampada è sempre qui, la capanna è sempre qui. È da un pezzo che non vediamo Sans. Sanse. Non è così lunga era questa strada. Ok, siamo arrivati alla porta. Quali Ma mancano tutti i rami che c'erano. rami? Quando noi camminavamo, c'erano dei rami proprio su questo lato. Ecco, vedi? C'era questo. No, nel pezzettino iniziale no, solo in questo. Sì, ma poi ce ne sono altri. Sì, ci sono. Va bene. Ora Ok. Allora dovevi torniamo. Sì, salvarlo. torniamo al villaggio e salviamo. Tanto senza fermarci arriviamo subito. E la chiudiamo qui per questa sera. Oh, comunque ripeto, nome azzeccatissimo. Snowdin. Ed è stata Veramente. tutta la live Snowdin. Un'ora a parlare. Vabbè, perché ci siamo messi giustamente ogni creatura che trovavamo, parlavamo, ci informavamo, cioè, non è che. Comunque che si è fatto di qualcosa lo scrittore di questo gioco è sicuro, no? Perché scrivere un gioco del genere. Cioè. Ah, il problema è che voglio capire dove vuole portarci, capito? Ma io spero tra virgolette. Cioè, io spero che abbia un senso tutto ciò. Io credo di sì, per come parlano di questo gioco penso proprio di sì. Ne parlano bene, quindi io. Ho buone aspettative per questo gioco. Per quanto riguarda il senso, ma secondo me noi per ora cerchiamo di immaginare, ma alla fine sarà un qualcosa che almeno per il momento non riusciamo a immaginare. Sì, magari possiamo azzeccare leggermente la storia, però guarda stasera, queste 2 orette in più che abbiamo fatte, adesso pensiamo tutt'altro rispetto a Sans e Papyrus. Cioè, Sì. adesso io penso che Sans stia nascondendo qualcosa. Mentre Papyrus è quello di cui ci possiamo fidare. Penso che Toriel non sia. Mannaggia. Penso che Toriel non sia il cattivo della situazione. Ma anzi che ci volesse veramente proteggere. No, io questo invece non lo penso. Qui ci siamo andati. Sì. Va bene, poi questo discorso della barriera magica, il re. Tutti possono entrare, nessuno può uscire tranne un umano con un'anima potente. Quindi si parla di anima, quindi non ci sono solo mostri, ci sono, c'è pure. Si parla pure di anima. Va bene. Va bene, allora possiamo chiuderla qui per questa sera. Buonanotte a tutti, ci rivediamo su Undertale, penso martedì prossimo, salvo imprevisti. Salvo un extra domenica, però non lo so, vediamo. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Io mando baci a chiunque. Fai bene.